prova. Sentite? Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui. Secondo consiglio svoltosi qui a Ginoso Marina, è un modo per continuare questo percorso di alternanza dei consigli fra Ginosa e Marina di Ginosa e rendere insomma partecipi tutti e tutta la comunità a queste adunanze. Prego al segretario di fare l'appello. Grazie segretario, colgo l'occasione per salutare i consiglieri membri del comitato di frazione qui presenti. E passiamo al primo punto, iniziamo con il primo punto, comunicazioni e interrogazioni. Se non ci sono comunicazioni possiamo passare al secondo, va bene. Allora, delle interrogazioni sono arrivate, 3 interrogazioni da parte della lista Forza Italia Berlusconi, Libere e Coerenti, Patrizia Ratti Sindaco e Azzurro Marinese Ratti. Prego per l'illustrazione. Sente? Sì. Allora, ai sottoscritti consiglieri comunali Ratti Patrizia, Galeottina e Serizzi Vincenzo, visto l'articolo 24 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, premesso che i cittadini ginosini e marinesi lamentano da tempo che le aree periferiche del paese della Borgata sono divenuti luogo di discariche e accumulo di rifiuti e che, nonostante le richieste di intervento della Tecnoservice, una volta asportati i rifiuti vengono successivamente e quasi immediatamente abbandonati da autori che restano ignoti, in tal modo creando una situazione di pericolo per la salute dei residenti, atteso che si verificano sovente episodi di combustione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta di rifiuti comuni, oltre che di frigoriferi, pneumatici, sanitari da bagno, sacchi neri contenenti indifferenziata. Le località segnalate dai cittadini all'interno delle quali il fenomeno è più visibile sono la Contrada Tufarelle Marina di Ginosa e la via Palombaro a Ginosa. Grottesca è poi la situazione che si rinviene all'interno del cortile giardino della scuola dell'infanzia Giovanni Paolo II in Ginosa, dove l'accumulo dei rifiuti è costituito proprio da materiale apparentemente riferibile all'ente comunale, ovvero segnaletica stradale in disuso, un'insegna recante la scritta Polizia Municipale, calcinacci, pedane in legno, mattoni e sanitari. Evidente pertanto la situazione di degrado in cui versano alcune aree del nostro territorio e la lentezza dell'intervento dell'ente comunale. Tanto premesso, interrogano il sindaco per conoscere, uno, se è edotto di quanto narrato in premessa, se quali iniziative l'amministrazione intende adottare per liberare dai rifiuti le aree sopra menzionate e in particolar modo il cortile giardino della scuola dell'infanzia Giovanni Paolo II, nonché indicare di quali strumenti intende servirsi per contrastare e prevenire il fenomeno dell'abbandono di rifiuti. Si chiede risposta scritta e, se possibile, anticipata anche oralmente. Grazie. Se possiamo procedere con l'interrogazione, poi al massimo rispondiamo? Oppure vuole rispondere già adesso, sindaco? Prego. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati. Rispetto al fenomeno degli abbandoni dei rifiuti, ci sono una serie di difficoltà dovute inizialmente, alcune cause sono dovute al fatto che c'è un numero di cittadini che vivono nel nostro territorio che non risulta nelle anagrafiche del comune, della TARI, quindi molto spesso queste persone sono persone che non hanno né informazioni né intenzione di potersi, diciamo così, avere o godere del servizio di raccolta rifiuti, che è un servizio porta a porta.
nel corso del tempo, soprattutto nelle zone rurali, in cui c'erano dei punti in cui le persone andavano a conferire i rifiuti, soprattutto a Lama di Pozzo, dove c'era l'ex cantina Trovisi, e tra Lama di Pozzo e Girifalco, quei punti sono stati eliminati e il servizio di raccolta è stato esteso anche in quelle zone, in quelle contrade dove ci sono dei cittadini che l'hanno richiesto. Purtroppo continuano a permanere delle situazioni di non controllo e soprattutto in alcuni casi, penso ai resti dei frigoriferi o ai pneumatici, credo che sia una non sia una questione di residenti, ma credo che sia proprio una questione di attività illecite che vanno a conferire tutto in una notte, nottetempo vanno abbandonare i rifiuti. Recentemente noi abbiamo fatto un intervento per quello che era un piazzale che era di proprietà dell'Enel ed è stato fatto un intervento di pulizia. Abbiamo attivato con una collaborazione di un'associazione di guardie ecozoofile e la polizia locale una serie di interventi di sistemazione di telecamere e soprattutto anche quella su via Tufarello fu una delle quelle più significative, perché praticamente fu sradicato il palo su cui era montata la telecamera e in alcuni casi posso dirvi che abbiamo proceduto con le indagini della polizia locale perché avevano lasciato degli scontrini e molto spesso si vengono a scoprire che sono poi delle persone che paradossalmente scrivono anche sui social per l'abbandono dei rifiuti e poi trovi quelle situazioni lì. Detto questo, le soluzioni, ci sono due soluzioni immediate. La prima soluzione immediata su cui stiamo cercando di avvalersi è quella della collaborazione sì delle guardie ecozoofile, ma avere un controllo satellitare del territorio che ci permette di avere delle fotografie aggiornate, periodiche, durante il giorno, quindi a riuscire a ricostruire la dinamica, perché molto spesso quello che accade è che l'operatore verifica, prende la telecamera, la deve portare al comando di polizia locale, sbobinare il tutto e quindi tutto questo ci dà un lasso di tempo che siamo fuori dalle tempistiche. Con questo controllo del territorio è uno di quei servizi che ci permetterà, e quindi stiamo valutando con la polizia locale di poterlo utilizzare. La seconda azione da fare, che è una cosa che riguarda un pochettino più complessa, io credo che sia un'azione soprattutto di informazione e di contrasto a quello che è l'elusione fiscale. Cioè noi abbiamo, poi su questo il consigliere Gigante potrà essere più preciso di me, noi abbiamo delle percentuali importanti di persone che non risultano nelle anagrafiche e quindi tutto questo, fare dei controlli incrociati tra proprietà, consumi energetici, consumi idrici, ci dà la possibilità di poter controllare il territorio. Quindi queste sono le azioni che si sta tentando di fare. Mi devo dire, sono sincero, non conoscevo la situazione della Giovanni Paolo II e sicuramente è una cosa che verificherò direttamente con l'ufficio tecnico, in particolare con l'ufficio manutenzioni. Non ricordo che ci siano pervenute segnalazioni, lo verifico però direttamente da parte della scuola, però essendo una scuola è una cosa che va risolta immediatamente, quindi su questo cercherò di essere il più celere possibile. Grazie. Sì, prego, se vuole rispondere all'interrogazione. Solo da aggiungere al sindaco, abbiamo anche documentazione fotografica proprio della San Giovanni e della Giovanni Paolo II, proprio per procedere in maniera rapida. Grazie. Grazie consigliere. Prego, se c'è l'altra interrogazione da presentare. Allora, sempre i sottoscritti consiglieri comunali Ratti Patrizia, Galeottina e Serrizzi Vincenzo, visto l'articolo 24 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Premesso che il decoro urbano rappresenta la bellezza e la dignità dello spazio cittadino, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo, e riteniamo che il decoro di una città parta dalla civiltà di chi vive, ma non può prescindere dal sostegno delle autorità competenti. Che nell'abitato di Marina di Ginosa e Ginosa persiste lo stato di incuria di molte aree a verde e assenza di manutenzione ordinaria cadenzata, precisando che molti cittadini dogliano la mancata pulizia dello sfalcio dell'erba dopo il taglio della stessa, che fa affiorare oltretutto anche rifiuti solidi intrappolati nei cespugli, come plastica, carta, vetro, che restano abbandonati. Che numerose sono le espressioni di malcontento da parte dei cittadini e degli esercizi commerciali che vedono le loro insegne poco visibili dalla mancata potatura degli alberi,
presso le vie d'entrata ed uscita del territorio di Ginosa. In particolar modo si fa riferimento alla zona SP580, che dalle arterie principali, sedi di uffici e servizi, alle strade cittadine secondarie, si evidenzia una scarsa, se non del tutto assente, cura del verde, che tracima dalle aiuole, invadendo la sede stradale, o ancor peggio, coprendo parte dei marciapiedi, che numerose aiuole, nonché rondò ed altri spazi a verde, sono del tutto privi di arredi decorativi come fiori, piante, che renderebbero lo spazio urbano più accogliente e gradevole da vivere. Tanto premesso, interrogano il sindaco e l'assessore competente per conoscere se sono edotti di quanto narrato in premessa e quali ulteriori iniziative rispetto a quelle già attivate intendono adottare per garantire la bellezza e la dignità dello spazio cittadino. Si chiede risposta scritta e, se possibile, anticipata anche verbalmente. Grazie. No, su questa interrogazione, mi permetta, consigliere, io la contesto, perché ho cognizione di causa periodica e quotidiana di quelli che sono i lavori che la ditta del Verde sta facendo. Ci possono essere delle zone in cui non è stato fatto il lavoro, però io credo che ormai si è ripetuto per 3 volte quest'anno la programmazione degli interventi sulla manutenzione del verde, sullo sfalcio, e la ditta è stata sempre molto disponibile a collaborare con l'ufficio tecnico quando sono poi pervenute delle singole segnalazioni di strade in cui non era stato raggiunto dall'intervento sul verde. Per quanto riguarda, diciamo, posso capire il tema dei rifiuti e sulla pulizia delle strade, lo spazzamento delle strade, che è un tema che, non appena sarà pubblicata la gara a livello europeo, contiamo di migliorare il nuovo servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti. Ma per quanto riguarda il verde, io ritengo che il servizio sia molto migliorato quest'anno, e ci sono delle aree che sono state realmente delle strade che non erano state mai fatte una pulizia. Poi succedono, ad esempio, come nella zona industriale o in alcune zone periferiche del paese, sia di Marina di Ginosa che di Ginosa, in cui ci sono delle auto parcheggiate e quindi loro sono impossibilitati a fare il servizio e molto spesso devono ritornare nei giorni successivi. Però in qualche maniera posso dire di non essere d'accordo sulle alcune conclusioni che vengono tratte in questa interrogazione, perché il servizio di raccolta, pulizia, sfalcio e potatura degli alberi c'è stato, e poi se ci sono delle zone in particolare mandatecele, però io credo che insieme al Presidente del Consiglio Comunale abbiamo un drive dove ci sono tutte le fotografie che vengono mandate dei lavori fatti, quindi su questo non abbiamo difficoltà a condividerle, perché sono georeferenziate e c'è anche una data in cui sono state fatte. La stessa gara credo che si esaurisca tra qualche settimana. L'ufficio tecnico e l'ufficio manutenzioni stanno lavorando alla nuova gara, potenziando il servizio, cioè non occuparsi soltanto più dello sfalcio e di quelle opere che sono state già previste, ma occuparsi soprattutto sull'integrazione delle essenze arboree in tutto il territorio. E su questo poi dobbiamo avere anche la consapevolezza che c'è anche un discorso civico, perché in alcuni di sensibilità al decoro urbano, perché molto spesso nelle zone in cui vengono piantati i fiori dobbiamo ripiantarli, Presidente, forse 3-4 volte per poter ripristinare, perché immediatamente vengono subito rubati. Non è una generalizzazione, però è un'attenzione che tutti quanti poi dobbiamo cercare di porre e sensibilizzare la popolazione. Però in generale io mi riservo poi di mandare tutte le informazioni rispetto alle pulizie che sono state fatte, le azioni che sono state fatte durante il territorio e quando sono state fatte. Però se ci sono delle zone in cui la ditta non è passata, se ci sono delle zone in cui c'è una situazione di abbandono, fatele pervenire all'ufficio tecnico, così facciamo intervenire la ditta. Però in maniera diffusa posso dirvi che il lavoro c'è e credo che non sia inconfutabile come percezione.
Grazie Sindaco. Se posso aggiungere con spirito ovviamente costruttivo in merito a quello che è il verde pubblico, voi sapete come consigliere ho seguito fino a un anno fa questa storia. E il discorso del verde è un discorso che ovviamente ogni amministrazione lo subisce perché i tempi di operazione con i tempi di bilancio alcune volte non coincidono. Quindi se non approvi il bilancio molto spesso non puoi effettuare le opere. Con questa manutenzione ordinaria che abbiamo fatto annuale, le migliorie ci sono state, gli sbagli anche, perché bisogna sempre migliorare, tant'è vero che la prossima gara che sarà, come già aveva annunciato il sindaco, è una gara con migliorie molto più alte rispetto a quello che è stato oggi la base, perché noi siamo partiti da un'assenza di manutenzione, perché si andava sempre sullo straordinario, a manutenzione ordinaria. Però per riqualificare un'area, per partire a un'area di decoro, devi garantire sempre la base. Se non hai la base non puoi pensare di avere un castello o qualcosa di bello. Quindi siamo partiti da questo, su questa base abbiamo capito gli errori o le mancanze in cui ci sono state. Capita spesso, avendo due territori molto ampi, che la ditta del verde quando interviene su un'area, le faccio un esempio, Viale Trieste, l'ingresso, noi siamo intervenuti con le foto georeferenziate, come diceva il sindaco, giorno per giorno, ciò che ha fatto la ditta quel giorno, 20 giorni fa. 20 giorni fa, 20 giorni ci vuole a coprire due territori, calcolando che in questi 20 giorni noi abbiamo avuto piogge, che la ditta non poteva lavorare. In quei 20 giorni l'erba cresce tantissimo, giustamente non è una scusa, però seguire due territori con una ditta che ha una capacità di 6-5 persone che lavorano uno dietro l'altro, via per via, angolo per angolo, strade anche strade rurali, cioè fuori dal centro abitato che stiamo facendo, non è un lavoro facile. Qual è la miglioria, giustamente, che io propongo, ovviamente anche come consiglio e poi anche alla giunta? È normale di alzare il livello. Se oggi un intervento, perché sono 4 interventi all'anno di manutenzione verde pubblico, quindi significa che ogni 3 mesi interveniamo col verde. Nel periodo estivo andiamo ogni 2 mesi, quindi ci allarghiamo nel periodo invernale, perché l'erba non cresce, c'è il freddo, per poi estenderci nel periodo che va da marzo fino a giugno. Aumentiamo gli interventi, ovviamente alcune aree a verde saranno, alcune sono già affidate, le faccio l'esempio, tipo la struttura giallo-blu, quella di fronte alla casa famiglia, è stata affidata. Quell'area prima la pulivamo noi e stava nella perizia e quella ci costava circa 3-4 mila euro all'anno per la pulizia. Quell'area verrà tolta perché c'è una gestione trentennale adesso a titolo gratuito che la ditta cooperativa, non so chi l'ha preso, potrà pulire tutto. Quei soldi li andiamo poi a posizionare su un aumento degli interventi. L'obbligo finalmente metteremo di ogni bambino nato l'albero, così andiamo a rispettare quella legge del 2013, riqualificazione di aiuole sprovviste di alberi, fioriere, fiori durante le festività, quello che può essere il periodo natalizio, le festività patronali, Sant'Antonio di Giosmarino, oppure il periodo di aprile per le feste di Madonna d'Attoli, ottobre, Madonna del Rosario. Quindi è normale che le migliorie ci devono essere e ci saranno, gli sbagli su alcune cose ci stanno, ma quando parti da zero è normale che ometti qualcosa. E ovviamente se ci sono segnalazioni noi ne possiamo garantire che nel giro di 48 ore la ditta già interviene, non passano 48 ore che già pulisce. Ovviamente questo è per spirito, insomma, di costruttivo che ho fatto il mio intervento. Prego consigliere Gigante. Grazie presidente, buonasera a tutti, anche io saluto la comunità marinese e i componenti del comitato di frazione che sono presenti in quest'aula. Niente che dire, secondo me la situazione è incontestabile, cioè se noi ci mettiamo a guardare indietro dal 2016 al 2021-2022 è sicuramente tutto migliorato in maniera sensibile, anche questa gestione, perché poi dobbiamo dire anche le cose belle, non dobbiamo dire solo le cose brutte, noi dobbiamo dire da dove siamo partiti e dobbiamo dire dove siamo arrivati. In questo caso non ho nessuna remora nel dire che la ditta, a mio parere, si sta comportando in maniera perfetta. Cioè la ditta certamente può migliorare, perché ognuno di noi quando lavora può fare di più, però se io devo dire che la ditta non fa il suo dovere o se la ditta sta tralasciando qualche cosa, non lo posso dire, perché la ditta obiettivamente è disponibilissima, sta facendo il suo dovere, viene pagata regolarmente perché noi abbiamo messo le risorse necessarie in bilancio. E mi fa anche molto piacere il fatto che il Presidente del Consiglio, che era il delegato al Verde Pubblico, abbia spiegato quali sono stati i passi che si sono fatti per arrivare a questa gestione. Difatti
noi se guardiamo anche sui social, ormai queste segnalazioni sono veramente diventate molto poche, molto risibili. Prima erano all'ordine del giorno, ognuno di noi faceva le foto, io scherzando, ironizzando su questa situazione, chiedevo di usare la stessa frequenza nel, visto che stiamo a Marina di Ginosa, nel postare le bellezze marinesi invece che postare le buste dei rifiuti, perché poi le buste dei rifiuti ci sono in tutta Italia, ci sono in tutto il mondo, in tutti i paesi turistici ci sono le buste dei rifiuti, ci sono gli abbandoni, e questo non deriva né dalla politica né di oggi né di ieri né di domani, ci saranno sempre e noi dobbiamo debellare queste situazioni. Però detto questo, condivido l'auspicio del Presidente, che poi è un impegno da parte dell'amministrazione, di alzare il livello, di alzare l'asticella, però onestamente io ritengo che questo lavoro fatto dalla ditta sia un lavoro fatto per bene, e quindi essendo un lavoro fatto per bene io vorrei che questo lavoro continuasse e si migliorasse ancora di più, però sarebbe opportuno comunque che ognuno di noi per la propria competenza faccia la sua parte. Tutto qui, ognuno di noi sì deve essere vigile, deve essere la sentinella del proprio metro quadro, però dobbiamo anche cercare di fare qualcosa di più, di essere più proattivi e non soltanto di essere critici nei confronti di qualcuno che lavora. Io ritengo che non stiano facendo male, lo ripeto, lo ribadisco, mi fa piacere, non è sempre così perché le ditte qualche volta sono abbastanza superficiali, però in questo caso io ho visto anche in luoghi particolari dove c'erano degli abbandoni, la ditta si è dimostrata collaborativa e non è una cosa scontata, quindi ringrazio la ditta e ringrazio tutti voi, scusate. Grazie consigliere Gigante. Per quanto riguarda l'interrogazione, va bene la risposta data oppure andiamo con quella scritta? Va bene? Ok. Prego con l'altra interrogazione. Grazie Presidente, prendo io la parola, saluto tutti i presenti, saluto i marinesi e i presenti insomma, del comitato di frazione. Io rispetto alla precedente interrogazione vorrei aggiungere una semplice considerazione. Intanto nell'interrogazione abbiamo premesso che oltre alla collaborazione diciamo, dell'autorità competente è doverosa la collaborazione, quindi la civiltà degli stessi cittadini, quindi è chiaro che è una corresponsabilità e su questo non ci sono dubbi e soprattutto non abbiamo accusato di inerzia l'amministrazione, perché nella parte diciamo conclusiva dell'interrogazione abbiamo chiesto quali ulteriori attività si intendono svolgere, quindi sicuramente rispetto a due anni fa questa programmazione della pulizia del verde sta portando un risultato, però è chiaro che il nostro dovere è quello di stimolare il miglioramento del servizio, quindi in queste interrogazioni io vedo semplicemente uno stimolo a fare di più quando è possibile, quindi cercare di migliorare quello che è lo stato dei luoghi e la vivibilità di Ginosa e Marina di Ginosa, quindi non voleva essere un'interrogazione semplicemente a contestare. Invece procedo alla lettura dell'altra interrogazione. I sottoscritti consiglieri comunali Ratti Patrizia, Galeotti Ines e Rizzi Vincenzo, visto l'articolo del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, premesso che l'estate è alle porte e rappresenta una stagione importante per gli operatori economici e turistici del nostro territorio, anche alla luce del confermato riconoscimento della bandiera blu per il 2022, che nell'abitato di Marina di Ginosa persiste lo stato di incuria di molte strade, anche principali, che oltre ad essere piene di buche e rattoppi fatti senza regola d'arte, sono ancora sprovviste di adeguata segnaletica stradale orizzontale per attraversamenti pedonali e piste ciclabili, nonostante nostra segnalazione e sollecitazione di alcuni mesi fa, a cui è stato garantito vano prossimo intervento. Che il parco comunale, sebbene aperto al pubblico da qualche settimana, risulta ancora incompleto e sprovvisto dei percorsi interni delimitati, assenza di illuminazione e sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza della sua fruibilità da parte dei cittadini, essendo l'accesso libero. Che il camping internazionale, già chiuso nella scorsa stagione estiva, sebbene la sua gestione sia stata aggiudicata ad una società con determinazione numero 2423 del 22/11/2021, resta ancora chiuso e si apprende di una rinuncia da parte della stessa società aggiudicatrice. Tenuto conto che il parco comunale ed il camping internazionale rappresentano delle attrazioni di prestigio, lo stato di decoro rappresenta un bigliettino da visita imprescindibile per il nostro territorio a vocazione turistica e che l'attività dell'amministrazione competente deve essere efficace ed efficiente alla promozione del territorio,
Tanto premesso, interrogano il sindaco e l'assessore competente per conoscere se sono edotti di quanto narrato in premessa, quali iniziative rispetto a quelle già attivate intendono adottare per garantire la bellezza e la dignità dello spazio cittadino in vista della stagione estiva, quali iniziative intendono adottare per il completamento del parco comunale e se è vera la rinuncia da parte della società aggiudicatrice per la gestione del camping internazionale e quale lo stato dell'arte. Si chiede risposta orale se possibile, altrimenti scritta nei termini regolamentari. Grazie. Allora, consigliera, io mi ricordo qualche anno fa che c'era un forte disagio che ormai era diventato ciclico e periodico nell'abitato di Marina di Ginosa durante il periodo estivo, in cui c'era una carenza della fornitura di acqua, quindi intere zone per diverse settimane o in alcune zone, fasce della giornata, non avevano sufficientemente acqua. È in corso di realizzazione il potenziamento dell'impianto idrico e fognante da parte dell'acquedotto pugliese, sono dei lavori molto, molto lunghi che stanno interessando diverse strade e diverse viabilità. Su alcune zone non vengono fatti ripristini nell'immediato perché c'è bisogno della messa in esercizio dell'impianto, quindi devono aspettare che l'impianto venga messo in esercizio per poi poter chiudere. Quindi vengono fatte delle chiusure che sono momentanee, e affinché poi il tutto, quando l'impianto è funzionante, regolarmente funziona a regola d'arte, viene regolarmente ripristinato. E posso dire che su questo siamo molto attenti, perché di fatto ci sono state, soprattutto alcune settimane prima di Pasqua, delle situazioni in cui anche il ripristino momentaneo non era fatto a regola d'arte, quindi su quello siamo cercati di intervenire. I lavori continueranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi una cosa che andrà avanti ancora per diverso tempo. Si sospenderanno nel periodo di intensità estiva, però l'obiettivo, se ci pensiamo, è quello di non avere più quel problema che, secondo me, in un mondo civile non può esserci, della mancanza d'acqua. E questo per quanto riguarda questi interventi. In maniera complementare a questo tipo di interventi, un esercizio non facile per la pubblica amministrazione, sono previsti ulteriori interventi di rifacimento di manti stradali da parte dell'amministrazione, sia per alcuni residui che abbiamo in bilancio, sia per due finanziamenti che la Regione Puglia ci ha approvato strada per strada, e soprattutto c'è una strada che probabilmente, forse l'ultima volta che ha visto un minimo di progettazione, risale agli anni 60, ed è la strada del CCR, che verrà totalmente rifatta, ed è una strada che ha un impegno economico importante, perché non si tratta soltanto del rifacimento della sottostruttura e struttura stradale. Nella maggior parte dei casi si rifà soltanto la struttura stradale. In questo caso, praticamente, dato che ci sono dei canali, viene fatto anche il consolidamento strutturale della strada, quindi è un impegno economico molto importante, motivo per cui l'ufficio lavori pubblici sta lavorando per questo finanziamento. Poi c'è tutto un tema dovuto all'aumento dei costi della fornitura dei materiali, e il bitume è strettamente collegato all'influenza del costo del petrolio, che sta schizzando, e tutto questo sta mettendo in serie difficoltà tutta una serie di interventi programmati sui lavori pubblici, motivo per cui oggi anche il Presidente De Caro è tornato a sollecitare il Governo sull'adeguamento dei prezzi, motivo per cui io mi auguro che non ci siano difficoltà. Nel merito, rispetto al parco comunale, c'è già in parte un sistema di videosorveglianza che monitora alcuni accessi, e per quanto riguarda l'illuminazione stiamo lavorando innanzitutto sull'illuminazione perimetrale e sull'illuminazione della parte più antropizzata del parco comunale, che è quella della piazzetta. Questo lo stiamo facendo tutto con risorse di bilancio, così come è stato fatto il lavoro di rifacimento del muro del parco comunale. All'interno dello stesso parco comunale l'illuminazione deve essere, considerando che è un'area boscata, deve essere a un metro da terra, e tutto questo ci porta di fatto poi a delle limitazioni anche di visibilità della stessa area, perché l'impianto che c'era non può più essere utilizzato. Un tema di discussione con gli uffici
è quello di andare a considerare il parco comunale non più come un'area boscata, quindi come le pinete, ma chiedere alla Regione Puglia di rivedere quel vincolo affinché il parco comunale venga considerato una villa comunale, quindi un giardino, perché questo ci darebbe la possibilità di fare ulteriori interventi. Questo motivo ci ha escluso da una candidatura al bando del PNRR su parchi e giardini. Io quell'avviso l'ho contestato molto, perché i parchi e giardini d'Italia con una tutela espressa erano veramente, si contavano in poche centinaia. Quindi per quanto riguarda il parco comunale, questi sono gli interventi che stiamo prevedendo già in queste settimane, e stiamo lavorando a una gestione del chiosco momentanea, perché per le candidature al PNRR la disponibilità dell'area deve essere quasi totale, e quindi avere un'area in gestione per più anni ci va a inficiare una candidatura di progetti a cui potremmo richiederlo. Quindi stiamo lavorando a un avviso pubblico per la gestione, adesso valutiamo le tempistiche, ma da qui fino a dicembre o prorogabile di un anno, però non possiamo avere delle gestioni molto, molto ampie. E queste sono le azioni che riguardano il parco comunale. Per quanto riguarda il camping internazionale, a me non risulta che la ditta aggiudicataria stia venendo meno, e non so se ci sono altre informazioni che io non conosco, però a me non risulta questa informazione. Quello che a me risulta è un braccio di ferro su... Credo che i nostri uffici, tra la polizia locale e l'ufficio tecnico, siano stati impegnati, non so quanto personale, perché nonostante le ordinanze, le diffide, qualcuno pensava di poter continuare ad occupare un'area pubblica, anche con dei risvolti di carattere penale, senza alcuna autorizzazione. L'ufficio ha proceduto nei mesi scorsi ad accertare la presenza di questi immobili, è proceduto ad accertare la presenza di una serie di abusi che ci sono all'interno del camping. Ciò nonostante le segnalazioni e le ordinanze di sgombero, la quasi totalità ha ottemperato. C'è un contenzioso che riguarda alcuni immobili realizzati nel corso del tempo, e anche lì quella è un'area boscata e non si conoscono. Al di là delle autorizzazioni comunali, non si conoscono i titoli autorizzativi edilizi e paesaggistici e tutte le tutele che ci sono su quell'area, però per questo c'è stata un'ordinanza e la stessa è stata contestata dinanzi al TAR. E quindi la situazione è che la ditta vorrebbe partire, sarebbe già partita, ma essendoci dei beni che non appartengono né al comune di Ginosa né alla ditta che vorrebbe entrare, fare investimenti e fare il suo mestiere, tutto questo non è possibile, e io ritengo che la ditta sta avendo anche troppa pazienza. Quindi probabilmente nell'auspicio di qualcuno c'è quello che la ditta vada via. Io credo che l'auspicio di tutti deve essere quello che la ditta e altre ditte rimangano sul territorio. Analogia lo posso dire con i lavori che sono partiti sul waterfront, in cui esiste un braccio di ferro, motivo per cui si iniziano a utilizzare mezzi corretti o non corretti, frontali, trasparenti, non frontali, un braccio di ferro che sinceramente sembra quasi assurdo, affinché le cose restino così come sono e l'intero territorio non faccia nessun passo in avanti. Questo non è naturalmente una cosa che riguarda nessun gruppo politico, quindi voglio escludere qualsiasi responsabilità. Però posso dire che è un male del tutto, diciamo così, uno dei grandi temi che rientra nella questione meridionale, che non ci siano passi avanti, che diventi questa una guerra che viene fatta contro l'amministrazione di turno. Però per fare la guerra contro l'amministrazione di turno, perché penso che mi venga leso un mio diritto o un mio... anche il legittimo diritto, io sono pronto a tutto. E quindi il camping, il waterfront e Torre Mattoni diventano tutti dei braccia di ferro affinché Marina di Ginosa in particolare e Ginosa rimangono così come sono, e ce la continuiamo a cantare fra pochi. Io ritengo che le opere pubbliche vadano realizzate. Stiamo fortemente stressando i nostri uffici affinché vadano avanti, perché tutte le volte che qualcuno scrive e richiede un accertamento porta via moltissimo tempo, però posso dire che da parte nostra c'è la
massima tenacia affinché queste opere vengano realizzate, e da parte nostra c'è la massima tenacia affinché quella gara, quell'avviso pubblico e quel contratto, quell'aggiudicazione provvisoria diventi definitiva, perché finalmente avremo un camping internazionale. Le stesse contestazioni che venivano fatte all'amministrazione comunale quando è iniziato il parco comunale, analogamente adesso vengono fatte sul waterfront. Le stesse contestazioni che venivano fatte all'amministrazione comunale quando ha applicato un principio, adesso siamo entrati sulla cronaca nazionale per una delibera di giunta sulla gestione del demanio, le stesse contestazioni che venivano fatte all'amministrazione comunale quando diceva che il lido del camping non poteva essere gestito perché venivano meno i requisiti, poi arrivato a un certo punto il TAR ha dato ragione all'amministrazione comunale rinviando quel ricorso che c'era stato. Quindi arrivato a un certo punto io credo che ci dobbiamo mettere tutti quanti gli animi in pace e lavorare su uno spirito di collaborazione, perché quello che si fa è soltanto perdere tempo, ma poi le cose vengono fatte lo stesso. Grazie. Grazie signor Sindaco, prego se vuole rispondere oppure come risposta va bene, ok. Prego consigliere, mi scusi. Volevo dire solo poche parole. Allora, innanzitutto parto dalla parola che ha usato il Sindaco nella fine del suo intervento, la collaborazione. E bisogna collaborare perché bisogna collaborare soprattutto ma anche gioire. E siamo qui a Genosa Marina oggi, non a caso. E bisogna partire proprio con gioire del fatto che abbiamo preso un ennesimo riconoscimento, la 24ª bandiera blu, che è giusto diciamo condividere e festeggiare con le persone che sono qui presenti dal territorio, che siamo tutti noi, perché noi dobbiamo anche uscire da questo retaggio, il fatto di non gioire, di vedere solo le cose negative. L'ho detto prima e lo ripeto, quando si riconosce per la 24ª volta la bellezza di un territorio, la naturalezza, quando comunque si ha sotto gli occhi di tutti un parco nuovo, e sicuramente è un parco pieno perché io lo sto vedendo sui social, è molto frequentato, quando arrivi a Genosa Marina la sera e vedi un'illuminazione che è arrivata quasi al bivio della 580, quando comunque c'è stato un affidamento dei lavori per quanto riguarda quello che diceva il sindaco prima, quindi c'è una ditta anche che ha dei requisiti importanti, che ci potrebbe riqualificare un'area che era datata, e quindi oggi il campeggio potrebbe essere molto meglio di quello che era 40 anni fa, dando dei servizi a tutti quanti il territorio. Quando comunque si parla di strada del CCR nuova, quindi rifatta veramente, ed è un altro servizio perché là ci sono delle abitazioni, ci sono delle persone che attendono da tanti anni questi interventi ed è giusto stargli vicino. Quando ci sono d'inizio i lavori del lungomare, che è un qualcosa che comunque creerà un movimento nel territorio, e quindi ci sarà sicuramente già ci sarà con il parco comunale sicuramente un qualcosa di nuovo, ma con il lungomare ci sarà ancora di più il movimento, anche la curiosità stessa farà sì che il turismo di prossimità, che è quello che oggi dobbiamo intercettare, sarà ancora più corposo, e quindi toglieremo ancora a Castagneta Marina, secondo me, delle quote di mercato. Che cosa facciamo? Quando ci sono tutte queste iniziative, la cosa da fare è gioire. Trovare sempre, a me dispiace sentire quello che ha detto il sindaco, trovare sempre un qualcuno in generale che non è la politica ma è la persona di turno che cerca di trovare o il difetto o cerca di trovare qualcosa che non va per far sì che le cose vadano rallentate, questa cosa non è positiva soprattutto per se stessi, perché fare un qualcosa sicuramente produrrà un effetto domino economico positivo per tutti, quindi sicuramente si sta remando contro se stesso questa persona, diciamo ipotetica, che sta cercando di rallentare l'azione amministrativa, che in questo momento è sostenuta, e bisogna dirlo ad alta voce, da un avanzo in conto capitale sostanzioso, perché questo è il nostro lavoro che abbiamo fatto in questi anni, che ci consentirà di fare con risorse di bilancio anche queste attività che a Genosa Marina mancavano da tantissimi anni. Cambiamo completamente il paradigma, bisogna cambiare un paradigma, dobbiamo stimolare, per usare il termine che usava prima il capogruppo di minoranza, stimolare una partecipazione diversa, cioè non quella di andare a vedere la cosa che non va, ma quella di
di far vedere la partecipazione positiva e che quindi poi ti stimola indirettamente e automaticamente nel fare delle cose ancora meglio. E quindi sicuramente il resto deve venire da sé, ci sarà un perfezionamento, i bandi del PNRR, saranno forieri probabilmente di situazioni ancora più belle, proprio per riprendere anche il concetto di bellezza del territorio, e sicuramente è tutto, diciamo, le congiunture sono positive, c'è solo una piccola congiuntura negativa del fatto che i lavori edili e i lavori pubblici in questo momento sono condizionati dalle speculazioni dei prezzi, dalla carenza di personale e quindi questo purtroppo rallenta leggermente. Però se noi capiamo che siamo stati fermi per 20 anni, 30 anni, probabilmente l'anno avanti e dietro non cambia la situazione. Quindi volevo dare questa iniezione di positività, come cerco di fare spesso in tutte le discussioni, e sicuramente se saremo tutti quanti collaborativi, per concludere il mio intervento, tutte le nostre opere diventeranno delle chicche che saranno comunque testimoni della bellezza del nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Gigante. Ha chiesto la parola il consigliere che l'ha presa. Prego consigliere. Allora io mi voglio collegare all'intervento del sindaco, diciamo, in riferimento all'evoluzione che questi lavori sono in cantiere e che devono andare avanti e non bisogna farsi condizionare né tantomeno bisogna andare dietro a queste varie idee diverse, perché un'amministrazione ha deciso la linea politica e poi anche progettuale è andata in un senso, quindi si deve dare seguito ai progetti con i fatti. E quindi diciamo questo è da parte mia c'è tutta una forma di solidarietà e collaborazione in questa cosa qua. Quindi l'amministrazione si deve far sentire con forza e deve rivendicare le scelte che ha fatto. Quindi non c'è da pensare in altra maniera, altrimenti diciamo non si dà neanche un'immagine giusta, perché cioè, se un'opera si è voluta vuol dire che si credeva che quell'opera era giusta e quindi si deve dare atto. Però io voglio sottolineare una cosa che ci deve fare un po' riflettere, perché l'iniziativa pubblica è fondamentale per lo sviluppo, mette in atto le basi proprio dello sviluppo, però non dobbiamo dimenticarci dell'iniziativa privata, e il connubio per uno sviluppo del territorio deve essere pubblico e privato. Il problema qual è oggi a Ginosa e a Marina di Ginosa? Che per una serie di vicissitudini l'iniziativa privata è bloccata. Ginosa ha bisogno di dotarsi di uno strumento urbanistico e questa deve essere una priorità. Oggi noi dobbiamo prendere un impegno che gli uffici devono darla come una priorità, si devono dare gli incarichi per fare un PUG, perché è impensabile che un investitore voglia fare un impianto sportivo a Ginosa Marina, anche privato, e non lo può fare in un'area tipizzata per attrezzature sportive. Cioè, quindi oggi noi, questo deve essere lo sforzo. I lavori pubblici devono andare avanti e gli uffici devono far andare avanti i lavori pubblici, le amministrazioni devono tempestare, devono stare dietro affinché non ci siano rallentamenti dovuti anche a questi problemi oggettivi del caro materiale. Ma parallelamente si deve muovere l'iniziativa privata. Oggi l'iniziativa privata è bloccata. E è paradosso se un dirigente dell'ufficio tecnico perda mezza giornata a controllare il certificato di destinazione urbanistica. Per me questo è un paradosso. Perché un dirigente dell'ufficio tecnico dovrebbe avere tante altre cose, una visione manageriale, e tra cui quello dello sviluppo di uno strumento urbanistico. Quindi io mi appello a tutto il Consiglio affinché
in maniera collaborativa. Dobbiamo sbloccare questa cosa per il bene di Ginosa, per il bene degli imprenditori, chi vuole investire sul territorio, perché può dare sviluppo, può dare posti di lavoro, perché anche le opere pubbliche da solo rimangono fine a se stesse se non c'è un connubio e un giusto equilibrio pubblico e privato. Tutto qua. Grazie consigliere Calabrese per il suo intervento. Possiamo passare alle prossime interrogazioni. Prego consigliere Carlucci e la consigliera Colamito. Grazie presidente. Buonasera a tutti. I gruppi consigliari con PD e Due Torri, premesso che a seguito di ordinanza numero 70/2021 del Comune di Ginosa, Comando Polizia Locale, avente ad oggetto provvedimenti dirigenziali esecutivi della DGC numero 226 del 24/12/2020, ordinanza attuativa di disciplina della circolazione e della viabilità complementare, ai sensi dell'articolo 7,9 del Codice della Strada, venivano istituiti i sensi unici di marcia su alcune vie della città, dettagliatamente elencate nell'ordinanza di cui sopra. Premesso che in più occasioni, e precisamente con PEC 25/8/2021 e del 2/10/2021, il Comitato dei Residenti di via 20 Settembre, via Rossini, via Mandorli e via Mameli hanno allertato e sollecitato la Signoria Vostra a considerare una serie di problematiche scaturite dalla deviazione del traffico sulle predette vie, nonché sulle vie circostanti, senza ricevere alcun riscontro. Premesso che in particolare è stata sollevata molta preoccupazione riguardo la vulnerabilità statica degli edifici ivi presenti, realizzati negli anni 50 e 60 senza strutture in cemento armato, e della rete stradale viaria di servizio realizzata su ex canaloni e di rupi, il cui livellamento veniva realizzato con terreno di riporto, nonché su vecchi impianti obsoleti e condotte di gas, le cui rotture produrrebbero effetti disastrosi. Premesso che in data 10/5/2011 l'ingegner Policoro Giuseppe, su richiesta del Comitato dei cittadini residenti sulle predette vie, provvedeva a redigere una relazione dettagliata, già a voi nota agli atti e che qui si allega. Premesso che dalla sindicata relazione, dopo una breve cronistoria sull'evoluzione dei luoghi a seguito di sopralluogo, verificava e constatava il danno che la deviazione del traffico aveva prodotto sulle costruzioni. Premesso che la maggior parte di queste ultime, come evidenziato dalla relazione, poggiano su terreno di riporto e il peso generato dal traffico su dette vie prive di massicciate provoca spinte sul terreno e conseguentemente alle fondazioni delle costruzioni, così le stesse, per effetto delle continue sollecitazioni da esso prodotto, hanno subito nel corso degli anni una progressiva alterazione dei materiali e la presenza di lesioni, all'epoca non troppo evidenti, che diventeranno evidenti se non si evita di deviare su tali strade il traffico pesante degli automezzi. Premesso che a conferma di quanto sopra enunciato, nell'ultimo periodo, in concomitanza con il nuovo senso di marcia adottato, si sono verificati palesi cedimenti strutturali delle condotte sotterranee che hanno richiesto l'immediato intervento di AQP, ultimo dei quali risale al mese di gennaio 2022. Premesso che vi è anche la presenza di condotte di gas che potrebbero subire la stessa rottura delle condotte idriche provocando danni irreparabili e nefasti, premesso che le diverse sollecitazioni del manto stradale dovute alla frequenza del traffico e al conseguente carico esercitato sullo stesso, che non risparmia mai il passaggio di mezzi pesanti, hanno provocato una serie di lesioni all'esterno e all'interno di alcuni immobili ivi presenti, sia su via 20 Settembre che su via Mandorli. Premesso che in particolare si evidenzia all'esterno un distacco perimetrale del marciapiede in corrispondenza di alcuni immobili ivi presenti, nonché all'interno la comparsa di macro e micro lesioni lungo le pareti degli immobili, prima inesistenti. Premesso che il continuo traffico associato alla composizione strutturale di predette vie, che essendo un po' in pendenza, costringono i conducenti ad utilizzare marce basse che contribuiscono ad ampliare i rumori, soprattutto nelle ore di punta, in particolare dalle 6 alle 9 di mattina, dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 22:30 e tali da ledere la quiete dei residenti. Ciò premesso e considerata l'urgenza e l'elevata pericolosità che la situazione sta provocando a causa di quanto sopra indicato, interpellano il sindaco e l'assessore al ramo competente al fine di conoscere quali provvedimenti o azioni si intendono intraprendere o saranno attuati al fine di redimere e limitare gli ingenti danni prodotti negli immobili, nonché tutelare l'incolumità dei residenti e scongiurare ulteriori accadimenti che diverrebbero irreparabili e che provocherebbero altresì un documento nelle casse comunali a discapito dei cittadini tutti. Si richiede altresì, laddove possibile, alla Signoria Vostra al fine di avviare un confronto con i cittadini residenti, un incontro la cui data e luogo vorrete indicare nella risposta scritta alla presente. Grazie. Grazie consigliere Carlucci. Sindaco, non so. Prego sindaco. Sì, diciamo così,
fino a qualche tempo fa avevo un conflitto di interesse nella zona, perché in via San Francesco Saverio ci ho abitato per 34 anni e conosco la situazione. Le azioni che sono state intraprese e che si stanno prendendo riguardano l'intera viabilità cittadina e quello che è accaduto su via 20 Settembre e via San Francesco Saverio in particolare è un effetto indiretto di quello che sta accadendo nel centro storico, cioè dato che la viabilità si ragiona con la teoria dei vasi comunicanti, se le auto le spostiamo da una parte poi dobbiamo farle defluire dalle altre con delle vie d'accesso, quindi per realizzare la zona a traffico limitato nel centro storico, adesso abbiamo avuto notizia di recente che il Ministero ci stia per autorizzare la sistemazione dei varchi e quindi quello da poter poi fisicamente andare a realizzare la zona a traffico limitato, per poter fare questo dobbiamo deviare il traffico. Quelle vie che sono prospicienti al centro storico devono essere interessate da sensi unici di marcia. Io ora non so se siamo costituiti o meno in giudizio, però uno dei cittadini facente parte del comitato ha segnalato i danni e quindi bisogna, appunto, poi verificheremo se questo è attribuibile al traffico dovuto alla modifica della viabilità. Però io, facendo, diciamo così, una riflessione, quella via non passano furgoni e mezzi pesanti, ma passano soltanto automobili. Tutti gli altri vengono deviati verso Via della Pace, quindi verso la Deledda, per poter evitare un sovraccarico della zona centrale del paese. Sotto quella viabilità ci passano soltanto le automobili, così come ci passano in tante altre vie del paese. Sulla zona, diciamo così, sulla staticità dei fabbricati è un tema molto sensibile, che andare a indagare significa poi andare a verificare tutto quello che ne verrebbe, quindi io sarei molto cauto anche da cittadino a segnalare che la mia abitazione non ha i requisiti di sicurezza per poter affrontare una viabilità automobilistica, perché poi quello significherebbe accertamento da parte dell'ufficio tecnico, sgombero delle abitazioni e vale a dimostrare che è colpa della viabilità. Voi siete avvocati, quindi sapete meglio di me che questa diventerebbe un ginepraio, però se c'è da farlo lo verifichiamo e si va avanti. In generale io quello che posso dire, e l'invito che faccio a tutto il Consiglio e il Comitato, è che dobbiamo agire dalle prossime settimane, dai prossimi mesi sulla viabilità cittadina. Dobbiamo agire sulla viabilità cittadina. Quindi cosa voglio dire? Via l'Italia, il tratto che continua, diciamo così, interessato, prospiciente il parco comunale. Via Stella Maris. Sono delle vie che devono diventare a senso unico di marcia. Quindi dobbiamo ragionare su come realizzare il tutto, perché ci dà la possibilità di creare più parcheggi. Ginosa, via Padre Damiano Tuseo, deve essere la via che ci permette di ritornare a Via della Pace. Se Via della Pace è a senso unico di marcia, via Padre Damiano Tuseo deve essere a senso unico di marcia, in maniera tale che recuperiamo parcheggi in una zona sovraffollata. Il grande tema, il grande braccio di ferro, ora non c'è il consigliere Rizzi, è la zona di Viale Martiri d'Ungheria. Viale Martiri d'Ungheria deve diventare per la maggior parte a unico senso di marcia e solo per un tratto a doppio senso di marcia. Quindi se ci sono da fare questi incontri, l'invito che faccio ai consiglieri tutti, agli assessori interessati, perché la viabilità cittadina è uno di quei grandi temi che fa suonare, diciamo così, fischiare le orecchie al sindaco, e quindi io per far fischiare le orecchie devo andare negli altri comuni ai sindaci per poterlo fare. Se ci facciamo un ragionamento serio con il PUMS, questo tipo di incontri diventano importanti, perché l'obiettivo è di rivedere totalmente la viabilità, e se noi mettiamo a posto Viale Martiri d'Ungheria ad un unico senso di marcia a salire, recuperiamo parcheggi in una zona molto commerciale, ma dalla zona del bar del portico, scusatemi, alla ex pretura, deve essere una viabilità invertita, che consigliere Calabrese ci deve permettere di realizzare su Via Roma un unico senso di marcia, che è una di quelle cose che dobbiamo realizzare. Però paradossalmente, se
immaginiamo un cerchio, siamo partiti dal centro storico, Carmen, e ci colleghiamo alla zona della Deledda, al Poggio, quindi dobbiamo ragionare su questo. Visto che abbiamo previsto in bilancio quelle somme e io conto di iniziare proprio dalle zone più critiche, tipo quella di Viale Martirungheria, perché è veramente insostenibile e la qualità della vita è molto molto bassa per chi ci abita, per chi vuole andare a comprare qualcosa, facciamo questo tipo di incontri. Su Marina di Ginosa la priorità ce l'ha la parte che va, diciamo così, la parte del lungomare, su cui dobbiamo modificare, cioè il sottopassaggio vecchio, così chiamato, non può essere a doppio senso di marcia. Via l'Italia non può essere quel tratto a doppio senso di marcia perché ci crea un problema. Se noi facciamo delle scelte ponderate, i mezzi pesanti, quindi parlo della CTP, della SITA e di tutti i pullman che ne vengono, non devono entrare all'interno dei centri abitati. E quindi dobbiamo fare delle scelte, così recuperiamo parcheggi, aumentiamo la qualità della vita e cerchiamo di migliorare la viabilità, perché in alcune zone è veramente molto critica. In tutto questo rientra anche questa zona, su cui dobbiamo fare una seria riflessione, perché se evitiamo ai mezzi pesanti di entrare, quindi così come adesso, cioè di che possono soltanto girare per andare verso la scuola Deledda, verso Via della Pace, e limitiamo il più possibile l'accesso al centro storico, perché motivi per poter andare in auto nel centro storico, parliamoci chiaramente, ce ne sono, se non esclusi i residenti e i commercianti o chi deve fare le forniture, credo che andiamo a risolvere molti di questi problemi. Nel merito poi io mi ricordo, ora non lo so, se che era arrivata, diciamo così, una sorta di verifica, diciamo, stragiudiziale da uno del comitato, quindi poi mi rimetterò poi a delle valutazioni che sono di carattere tecnico. Grazie signor Sindaco, non so se vuole rispondere consigliere Carlucci oppure passi al secondo punto, secondo interrogazione. Sì, no, in realtà la loro preoccupazione era proprio questa, perché stanno subendo questi problemi all'interno dell'immobile, quindi ecco perché la riteniamo una cosa abbastanza urgente, ma soprattutto perché comunque loro, ovviamente li sappiamo, a parte che passano anche tipo gli autobus, le scuolabus, diciamo che forse il mezzo più pesante, sì, che passa di là anche. E comunque a seguito poi delle rotture che ci sono state, perché poi puntualmente capita che ogni volta che c'è la deviazione di traffico su quelle strade puntualmente si rompono le condutture, sì, dell'acquedotto, e quindi loro dicono, perché poi dalle foto che io ho anche allegato si evidenzia proprio come se c'è effettivamente materiale di riporto all'interno e comunque dei vuoti, quindi magari la loro preoccupazione è proprio quella, perché essendoci delle condutture di gas all'interno magari dicono non sappiamo che cosa potrebbe succedere, quindi c'è questa situazione un po' di allarmismo che li sta un po' allarmando da quel punto di vista, e quindi per questo se è possibile, Sindaco, avere comunque una risposta scritta o magari anche un incontro, non lo so, con il comitato, con loro direttamente, perché vorrebbero delle rassicurazioni in questo senso, soprattutto da un punto di vista della tempistica. Questo è quello che è. Okay, grazie. La disponibilità la do. Prego, può passare col secondo punto, alla seconda interrogazione. Sì, allora, i gruppi consigliari con PD e Due Torri, premesso che durante il mandato amministrativo del dottor Paolo Costantino, a seguito dell'allargamento del marciapiede lungo tutto il lato destro della carreggiata, precisamente all'imbocco di via Poggio, venivano installate apposite fioriere al fine di abbellire e contribuire al decoro lungo detta via. Premesso che le fioriere indicate contengono terreno piantato direttamente nel marciapiede, permesso che con il passare del tempo, nonostante la cura dei residenti, le fioriere si sono deteriorate ed in particolare i vasi contenitivi del terreno si sono distrutti a tal punto da creare, oltre allo sporco inevitabile causato dalla fuoriuscita del terreno, anche delle infiltrazioni d'acqua nei locali sottostanti dei residenti. Premesso che nell'anno 2021 venivano installate al centro del suo indicato marciapiede una fioriera di medie dimensioni, con la promessa di aggiungere altre ed eliminare quelle già presenti ed ormai distrutte, ciò premesso e considerato che ad oggi questa sostituzione non è avvenuta e la fotografia attuale sulla suddetta via risulta alquanto indecorosa, interpellano il sindaco e l'assessore al ramo competente al fine di comprendere quando si provvederà alla sostituzione delle predette fioriere al fine di garantire un decoro urbano più dignitoso e prevenire ulteriori danni agli immobili sottostanti. Va bene, posso rispondere io, giustamente, avendo seguito un po' quello che è l'iter di queste aiuole, perché è una storia abbastanza vecchia,
perché si contestava la proprietà di quella aiuole. E molte segnalazioni fatte agli uffici, al dottor architetto Venneri soprattutto, in merito a quella istituzione, perché è vero, parecchie fioriere, la maggior parte delle fioriere è uscito già del ferro arrugginito e sono installate direttamente nel terreno e non, anziché essere insomma tranquillamente trasportabili. Una l'abbiamo già cambiata e tanto è vero che ho chiesto ai condomini che abitano in quella via una lettera di impegno, una lettera di comunicazione che facessero agli uffici, dove dichiarano che quelle proprietà corrispondono a noi come comune e non a loro, perché dagli uffici a me risulta che sono di proprietà loro e installate da loro. C'è solo questo dubbio che ci ha permesso, che ci ha messo in serie difficoltà di sostituirle noi o no, perché essendo proprietà aiuole di proprietà privata è normale che non possiamo intervenire. Però su questa cosa, visto che lei ci ha dato questo spunto e questa notizia che io posso sfruttare ancora di più di sollecitare l'ufficio, mi prendo l'impegno io personalmente di farlo, ok? Può passare, sì, se può dare altro comunicazione. Sì, no, grazie per l'impegno. E in realtà c'è questo, nel senso, loro mi hanno detto sì, il comune vuole capire se sono nostre o sono comunali. Sì. Noi non abbiamo mai chiesto di impiantare aiuole, né tantomeno di metterle. Ci sono state inserite quando è stato allargato il marciapiede, quindi siamo certi di non esserne noi proprietari. Questo è quello che ti posso dire, perché questo mi è stato riferito. Quindi. Ok, va bene. Ok, allora l'altra interrogazione in realtà, vabbè, la leggo, però è stata in parte già presentata, diciamo, nell'ultima interrogazione dei consiglieri Ratti, Galeotti e Rizzi, e riguarda sempre il parco, quindi magari se la riassumo, ma giusto perché, ma in realtà il sindaco ci ha già risposto, per quanto riguarda, volevamo, sì, dei ragguagli per quanto riguarda la gestione, soprattutto, quindi l'illuminazione e poi perché abbiamo notato la mancanza di pattumelli all'interno per i rifiuti. Questo era quanto, però ci ha già abbondantemente risposto. Le pattumelle all'interno del parco, perché per il resto... Ok, grazie. Solo per chiarezza delle interrogazioni, per la risposta scritta noi rimaniamo per la prima e le altre vanno bene quelle date? Ok, va benissimo, grazie. Penso che siano terminate le interrogazioni, penso di sì, ok. Possiamo passare al secondo punto, facciamo il secondo punto e poi una piccola pausa, visto che il secondo punto è molto veloce e breve e poi andiamo con un po' di pausa. Il secondo punto all'ordine del giorno fa riferimento al conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, medaglia d'oro al valor militare. Allora, questa è una proposta... partita da iniziativa dal sindaco e dal sottoscritto in qualità di presidente del consiglio. Io vi leggo, voglio leggervi soltanto, prendere nota da quello che è una piccola descrizione, quella che è la storia del Milite Ignoto dal sito del Ministero della Difesa, che leggo e poi chiederò al sindaco di integrare quelle che sono le osservazioni. Esattamente 100 anni fa, il 4 novembre 1921, ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell'altare della patria. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le nazioni che vi avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività nella salma di un anonimo combattente, caduto armi in pugno. In Italia, l'allora Ministero della Guerra dette incarico a un'apposita commissione di esplorare tutti i luoghi nei quali si era combattuto e di scegliere una salma ignota e non identificabile per ognuna delle zone del fronte: Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto da Castelvenizia al mare. 11 salme, una sola delle quali sarebbe stata tumultata a Roma al Vittoriano. Furono trasportate nella Basilica di Aquileia. Qui venne operata la scelta tra 11 bare identiche. A guidare la sorte fu chiamata una popolana di Trieste, Maria Bergamas, il cui figlio Antonio, disertore dell'esercito austriaco e volontario nelle file italiane, era caduto in combattimento senza che il suo corpo potesse essere identificato.
Il feretro prescelto fu trasferito a Roma su ferrovia con un convoglio speciale a velocità ridotta sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma, ricevendo gli onori delle folle presso ciascuna stazione e lungo gran parte del tracciato. Tutte le rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri dei caduti, con il re in testa e le bandiere di tutti i reggimenti, attesero l'avvio del convoglio nella capitale e mossero incontro al milite ignoto per rendergli solenne omaggio. Il feretro fu poi scortato da un gruppo di 12 decorati di medaglia d'oro fino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, al cui interno rimase esposto al pubblico. L'epilogo avvenne il 4 novembre 1921 con una solenne cerimonia. Più di 300.000 persone accorsero per quel giorno a Roma, da ogni parte d'Italia, e più di 1 milione di italiani fece massa sulle strade della capitale. Il corteo avanzò lungo Via Nazionale, lungo la quale erano rappresentati i soldati di tutte le armi, di tutti i servizi dell'esercito. Dinanzi a un gran monumento in piazza Venezia, uno smisurato picchetto fu schierato e inquadrato, mentre 335 bandiere dei reggimenti attendevano il feretro. Prima della tumulazione, un soldato semplice pose sulla bara l'elmetto da fante. I militari presenti e i rappresentanti delle nazioni straniere erano sull'attenti, mentre tutto il popolo era in ginocchio. Il feretro del milite ignoto veniva quindi inserito nel sacello e così tumulato presso quel monumento che poteva ora bensì dirsi l'altare della patria. Questa è la storia di quello che è il milite ignoto. Prego il sindaco se vuole insomma integrare o dare le sue osservazioni. Grazie Presidente. Sono delle, così come diceva la consigliera Colamito, quello che di questa storia che appartiene alla nostra storia nazionale è suggestione di più è il ruolo delle mamme, perché la Maria Bergamas che va a scegliere tra le salme quelle del figlio, ed erano partiti questo gruppo di militari a prendere questi uomini che erano i resti di questi uomini, immaginate il ruolo delle mamme che vanno a recuperare, diciamo così, a riconoscere i resti dei figli dopo mesi e dopo anni che non avevano rivisti. Questa storia è una storia che, devo dire la verità, nasce su impulso dell'ANCI l'anno scorso, perché era il 4 novembre 2021 l'anniversario dei 100 anni. All'altare della patria, se vi capita di essere su Roma, c'è una mostra gestita dalla difesa, dal Ministero della Difesa, che vi invito ad andare a vedere, perché ci sono dei pezzi che probabilmente in questo momento stanno ritornando vivi. E io credo che sia un riconoscimento alle forze armate tutte, a tutte le persone che hanno combattuto per la patria, ma soprattutto c'è una parte del deliberato che in questo momento, diciamo così, diventa realmente attuale, purtroppo attuale, e il fatto che, ispirandosi ai principi della nostra Costituzione, alla nostra Carta Costituzionale, il Consiglio Comunale ripudia ogni totalitarismo e ogni guerra e possa considerare il milite ignoto simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato, richiamando anche i valori della nostra Costituzione, così come detto. Quindi io ringrazio il Presidente per aver voluto, diciamo, questa proposta di delibera, e ritengo che sia un atto che in questo momento purtroppo è diventato attuale e diventa, diciamo così, come se fosse una storia che dopo 100 anni si sta ripetendo, e mi auguro che non si ripeta come si è ripetuta la Prima Guerra Mondiale con i suoi effetti. Grazie Presidente. Grazie signor Sindaco. Se ci sono degli interventi da parte dei consiglieri, anche osservazioni, così va bene. Possiamo passare con le dichiarazioni di voto. Prego consigliere D'Amelio. Può attivare il microfono del...
Grazie Presidente. Volevo innanzitutto congratularmi con l'assessore Sansolino per i finanziamenti ottenuti per i bandi del PNRR e dei suoi uffici. Stiamo parlando di 1.466.500 quattro progetti. E saluto anche il presidente della consulta di frazione e mi congratulo pure con l'assessore Ricciardi per la 24esima bandiera blu che abbiamo ricevuto, perché rispetto anche agli altri anni alcuni comuni sono rimasti anche fuori, vediamo anche Otranto, quindi perché sono cambiate molte prescrizioni anche rispetto a quelle che c'erano gli altri anni, quindi siamo veramente soddisfatti di queste due grandi vittorie. E naturalmente faccio la mia dichiarazione di voto. Il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questo punto, Presidente. Il milite ignoto ricorda appunto il sacrificio, se non sbaglio, di 650.000 caduti, tra cui anche molto giovani. Quindi credo che sia doveroso accogliere questa istanza. Ribadisco il voto favorevole. Grazie Presidente. Grazie consigliere D'Amelio, e prego consigliere Calabrese. Il gruppo Lega, Fratelli d'Italia e Forza Ginosa vota favorevolmente. Grazie consigliere Calabrese, e prego consigliere Carrucci. Anche il gruppo CON voterà favorevolmente, anche perché Milite Ignoto rappresenta ed è simbolo dell'unità e identità nazionale. Come diceva anche il consigliere D'Amelio, ricorda i caduti e i dispersi in guerra, e siccome la memoria deve essere soprattutto attuale, quindi per non dimenticare, per il valore che il Milite Ignoto ha per noi e per tutta l'Italia, il nostro voto non può che essere favorevole. Grazie consigliera Carlucci, prego consigliera Colamito. Allora, il gruppo PD Due Torri voterà favorevolmente naturalmente a questa proposta di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. È una iniziativa che noi abbiamo guardato con favore sin dall'anno scorso, grazie anche al sostegno dell'ANCI. Alcuni comuni hanno organizzato una serie di iniziative per commemorare il centenario della traslazione del Milite Ignoto. A distanza di pochi mesi, è incredibile, una iniziativa di questo tipo fa sentire ancora di più il suo peso e il suo valore. Commemorare il Milite Ignoto omaggia non solo i caduti di tutte le guerre, ma ci ricorda che non ci sono vincitori né vinti in una guerra, e che l'impegno di tutti deve volgere alla risoluzione della crisi senza la corsa alle armi. È per questo motivo che annuncio il mio voto favorevole. Grazie consigliere Calamito. Prego consigliere Ratti. Allora, il voto dei nostri gruppi consigliari, Forza Italia, Liberi e Coerenti, Lista Ratti Sindaco e Azzurro Marinese, è chiaramente favorevole rispetto alla proposta. Di recente la lettura del Presidente sulla storia del Milite Ignoto è stata emozionante, confermo anch'io. È di recente che è stato trasmesso proprio in occasione del centenario il film proprio sul Milite Ignoto. È stata un'occasione, ecco, per molti che magari non conoscevano, ecco, quella che è la storia appunto del Milite Ignoto, un'occasione, ecco, per conoscere un po' della nostra storia. E come diceva il sindaco, sicuramente in questo momento in cui viviamo purtroppo di nuovo la tragedia della guerra è assolutamente attuale, e questo riconoscimento diventa una maggiore, diciamo, consapevolezza anche del momento storico, ecco, che stiamo vivendo. Quindi il nostro voto è sicuramente favorevole. Grazie. Grazie consigliere Ratti. Prego consigliere Gigante. Anche i consiglieri della lista per bene Ginosa e Marina di Ginosa voteranno favorevolmente. Lo faranno perché riconoscere, diciamo, un riconoscimento simbolico per quanto riguarda questo Milite Ignoto rappresenta condividere gli ideali di libertà, democrazia e fratellanza, quindi sostanzialmente quelli che contraddistinguono la nostra vita civile. Quindi non si può essere
lontani da questo approccio. Anche la tragedia che oggi si stanno vivendo le popolazioni dell'Ucraina è un momento che ci dà l'opportunità forse di manifestare una reale vicinanza a queste popolazioni. Quindi per queste motivazioni il gruppo voterà favorevolmente. Grazie. Grazie. Grazie consigliere Gigante. Possiamo procedere con le votazioni. Favorevole? Favorevoli? Unanimità. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Prima di passare al terzo punto, che è la prima sentenza, facciamo un po' di pausa, ok? Possiamo procedere con l'appello. Presente. 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 Quindi assente Rizzi, Pupino, D'Amelio. Ok, grazie segretario. Il terzo punto all'ordine del giorno, la sentenza 341 del 2022. Chi legge la proposta? Prego, consigliere Gigante. Grazie presidente. Allora, il punto attiene al riconoscimento di debito di legittimità di debito fuori bilancio per la sentenza numero 341-22 del Tribunale di Taranto. Premesso che il Tribunale di Taranto, con sentenza 341-2022, ha condannato il Comune di Ginosa al pagamento di 4.590,60 a titolo di risarcimento del danno, il 60% delle spese di rite liquidate in complessivi 4.264. Dato atto che dalla documentazione acquisita dagli altri risulta che l'importo da riconoscere è di 8.139,49 ripartito come segue. Sorte capitale 4.590,60. Rivalutazione interessi legali 117,68, rivalutazione componente danno patrimoniale 73,01, spese di giudizio 60% 3.028,80, spese della CTU nella misura del 60% 329,40. Ritenuto di provvedere senza acquiescenza al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di 8.139,49 ai sensi del 194,1 lettera del TUEL, dato atto che sulla proposta ci sono i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile delle aree generali, dottor Nicola Bonelli, e economico-finanziaria ragionier Battista Perugino, in data 17 marzo 2022, che è stato acquisito il parere dei revisori dei conti, quindi si chiede a questa assise di riconoscere il debito fuori bilancio previo imputazione della spesa sul capitolo 139 spese per risarcimento danni da sentenza del bilancio 2022 vigente e previo prelevamento della somma necessaria dal fondo di riserva. Grazie. Grazie consigliere Gigante, ci sono interventi? Quindi procediamo con la dichiarazione di voto. Prego consigliere Calabrese. Alle votazioni successive, al mio modo di vedere su questi argomenti qua, abbandonerò l'aula. Grazie consigliere Calabrese, prego consigliere Carrucci. Anche il gruppo CON abbandona l'aula. Grazie consigliere Carrucci, prego consigliere Colamito. Il gruppo PD Due Torri abbandonerà l'aula e non parteciperà al voto. Grazie consigliere Colamito, prego consigliere Latti. Allora, i nostri gruppi consigliari di Forza Italia, Libere e Coerenti, Fratelli d'Italia stavo dicendo, no? Azzurro Marinese e Patrizia Ratti Sindaco non parteciperanno al voto.
e siamo di fronte, vabbè, alle solite richieste, insomma, di risarcimento danni. Questo è un evento accaduto nel 2018 che chiaramente è un risarcimento danno che nasce sempre dalle insidie stradali, in questo caso si tratta di una scalinata. Quindi questi sono i motivi per cui si sollecitano gli interventi ordinari, diciamo, di manutenzione, anche per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, che poi quando passeggiano per strada si ritrovano ad imbattersi con delle insidie che chiaramente diventano pericolose. Quindi la nostra raccomandazione è quella di attenzionare, insomma, la manutenzione, perché può evitare anche questa tipologia di risarcimento danni. Grazie consigliere Ratti. Prego consigliere Gigante. Allora, i consiglieri della lista per bene Ginosa e Marina di Ginosa e quelli del Movimento 5 Stelle voteranno favorevolmente per questo punto, e quindi voteranno il punto perché, per evitare che maturino ulteriori interessi e oneri, e quindi per spirito di responsabilità per questa collettività. Grazie. Tre Gigante, attendiamo che i consiglieri Calabrese, Carrucci, Colamito, Ratti e Galeotti abbandonano l'aula e procediamo con la votazione. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 9. Quindi diamo con per certezza che i consiglieri Colamito, Carrucci, Calabrese, Ratti e Galeotti hanno abbandonato l'aula e non hanno partecipato sia nella prima votazione che nella seconda. Possiamo rientrare, così procediamo con il quarto punto all'ordine del giorno, che è un'altra sentenza. Sentenza 168 del 2022, che illustra il punto. Prego consigliere Gigante. Allora, il quarto punto all'ordine del giorno è l'ufficio, a differenza di quello di prima che erano gli affari generali, ora è l'area personale. Quindi l'oggetto è la sentenza numero 168 del 2022 del Tribunale di Taranto, sezione del lavoro. Quindi sempre un riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A del TUEL. Premesso che un dipendente a tempo indeterminato di questo ente dal 30/12/2008 ha proposto ricorso per ottenere il riconoscimento di compensi di lavoro straordinario svolto a seguito di eventi calamitosi verificatosi nel mese di ottobre 2013 e nei mesi di gennaio e febbraio 2014 per complessive 59 ore e per un importo di 818,68 lordi, che il Tribunale di Taranto, sezione del lavoro, con sentenza 168/2022, ha condannato il Comune di Ginosa al pagamento in favore del dipendente della somma residua di 116,23, detratta la somma già di 702,45 già corrisposta, oltre interessi legali a decorrere dal giorno di maturazione dei diritti. Ritenuto di provvedere senza acquiescenza riconoscimento di legittimità ex articolo, abbiamo detto, 194,1 lettera del TUEL, per la somma di 120,07, di cui solo 3,84 a titolo di interessi legali, dato atto che anche su questa proposta è stato rilasciato il parere tecnico e contabile, questa volta da parte del responsabile area economico-finanziario e quindi anche quello tecnico per quanto riguarda il personale, dal ragionier Battista Perugino, e che è anche presente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti positivo, quindi si propone il riconoscimento del debito previo qui imputazione sul capitolo 2455/1 compensi lavoro straordinario del bilancio di previsione esercizio 2022 e di dare atto che alla presente proposta è stato acquisito il parere dei revisori. Grazie. Grazie consigliere Gigante. Se può un attimo. Se può rispondere lei alla. Se ci sono interventi sulla proposta, quindi procediamo con la dichiarazione di voto. Prego consigliere Calabrese. I gruppi Lega, Fratelli d'Italia e Forza Ginosa abbandoneranno l'aula su questo punto. Grazie consigliere Calabrese. Prego consigliere Carrucci. Anche il gruppo CON abbandona l'aula e non partecipa al voto. Prego consigliere Colamito.
Gruppo PD Due Torri abbandona l'aula, non partecipa al voto. Prego, consigliere Ratti. È un po' ridicolo questa dichiarazione di voto. Così. Lo so. Sono tre sentenze consecutive. Allora, i nostri gruppi consigliari abbandonano l'aula in merito, diciamo, all'oggetto di questa proposta. Chiaramente nulla da dire sulle spettanze, diciamo, del dipendente comunale. Mi rallegra semplicemente la compensazione delle spese, visto che almeno il comune non è stato condannato alle spese, diciamo, legali della controparte. Noi abbandoniamo l'aula. Ok, grazie. Attendiamo che abbandonano l'aula i consiglieri. Procediamo con la votazione. Mi scusi. Prego, consigliere Gigante e consigliere D'Amelio per le dichiarazioni di voto. I consiglieri della lista per bene voteranno favorevolmente. In riferimento a questo, diciamo, contenzioso, concordo su quanto detto dalla consigliera Ratti sul fatto che non ci sono spese legali. Sostanzialmente l'esborso è soltanto di 3,84 a titolo di interessi legali, quindi dopo numerosi anni, perché qui siamo, diciamo, in presenza di un debito, bisogna dirlo, dell'ottobre 2013 e dei mesi di gennaio 2014, quindi voglio dire molto datato, quindi non è qualcosa di, diciamo, di recente, però comunque era stata pagata una somma rispetto a quella richiesta di 800 euro, già di 700 euro, quindi era esclusivamente, da quello che ho visto anche dalla relazione che è legata agli atti da parte dell'area economico-finanziaria, che era un disguido sul conteggio delle ore, quindi sostanzialmente un errore, diciamo, di forma non dovuto, quindi non c'è una inerzia da parte dell'ufficio né c'è una particolare animosità di questa sentenza. Esclusivamente c'è stato il tempo tecnico e probabilmente c'era una discordanza nei documenti tra quelli che aveva il dipendente e quelli dell'ufficio, ma poi evidentemente se c'è stata la compensazione delle spese è perché forse non c'era colpa da parte di nessuno dei due, quindi voteremo favorevolmente. Grazie. Prego, consigliere D'Amelio, per la votazione. Grazie. Per la dichiarazione voto. Grazie Presidente, mi associo da quanto detto dal collega Gigante e anche il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere D'Amelio, procediamo con la votazione. Favorevoli 10. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli 10. Il punto si ritiene approvato e chiedo ai consiglieri di ritornare in aula. Prego, prego consigliere Rizzi, aggiungiamo come presente il consigliere Rizzi che si è aggiunto al consiglio comunale. Quindi siamo 16 in tutto, con assenza della consigliera Anna Popino. Procediamo con l'altro punto all'ordine del giorno, è un'altra sentenza, la 1347 del 2021. E prego consigliere Gigante se illustra il punto. Penso che sia l'ultima sentenza di oggi, così evitiamo di far alzare ogni volta. Prego consigliere. Dice bene Presidente, è l'ultima sentenza di oggi. Allora, il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, questa volta il proponente è il responsabile del settimo settore urbanistica, quindi la sentenza del Tribunale di Taranto 1347-2011 del 1 giugno 2021. Allora, qui c'è premesso che la signora NR conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto alcune persone lamentando varie responsabilità a carico degli allenanti, un'area urbana in Marina di Ginosa, che per le motivazioni ivi contenute si autorizzava la costituzione in giudizio dell'ente per resistere alla chiamata del terzo su indicato, cioè il comune di Ginosa è un terzo chiamato in causa, non è la controparte del giudizio. Presentato dinanzi al Tribunale Civile di Taranto dai suddetti ricorrenti. Dato atto che il Comune di Ginosa, con deliberazione di giunta del 4 giugno 2021,
proponeva appello verso la suddetta sentenza presso la Corte di Appello di Taranto, dato atto altresì che questo appello è stato depositato il 5/7/2021 ed è ancora risultato pendente, considerato che comunque nelle more della sentenza di appello dovrà essere emessa dal Tribunale adito la sentenza di primo grado, comunque temporaneamente esecutiva, e pertanto occorre procedere alla liquidazione in favore dei ricorrenti in esecuzione del disposto della sentenza. Viste le schede di calcolo aggiornate e liquidate dalla sentenza per un importo di 15.578 oltre spese edilizie di 3.760,30 per un totale quindi di 19.344,69. Considerato che sussistono i presupposti per l'applicazione del 190 del TUEL, si propone di approvare il riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi 19.344,69, imputandolo sul capitolo 139, spese dovute a seguito di contenzioso del bilancio corrente esercizio, previo anche qui prelevamento della somma necessaria dal fondo di riserva. È stato acquisito il parere tecnico e contabile, il parere tecnico del responsabile area lavori pubblici, ingegnere Adele Celino, e regolarità contabile da ragionier Battista Perugino. In questo caso volevo integrare un attimo la discussione. Qui, noi, come ho detto prima, ci troviamo in un contenzioso tra due persone, due privati. C'è una persona che ha acquistato un'area edificabile e poi quest'area edificabile si è rilevata, non poteva più costruire e ha chiamato in causa il comune, quindi è una situazione abbastanza particolare. E questa cosa praticamente risale, anche questa è una cosa datata, risale al 2015, quindi molto, molto tempo fa. La sentenza in pratica ci condanna parzialmente a dare un danno per la questione del fatto che è stato poi emesso dopo un po' di tempo un ordine di demolizione, quindi prima è stato rilasciato un permesso, se non erro addirittura nel 2012 o 2013, e poi dopo dovrebbe essere il 2012 dicembre, mentre la revoca del permesso con l'ordine di demolizione è avvenuta dopo un po' di tempo, quindi il 2015. Quindi noi chiaramente abbiamo proposto appello, ho visto nella relazione da parte dell'organismo tecnico, e devo comunque porre l'attenzione al fatto che i revisori ci stanno invitando, non essendoci una relazione da parte dell'ufficio, quindi c'è una mancanza agli atti di questa relazione, ci invitano invitano l'ufficio e quindi l'ente ad effettuare un'indagine amministrativa interna tesa alla verifica di eventuali responsabilità dal sorgere del debito fuori bilancio e quindi di ulteriori oneri a carico dell'ente. Quindi verrà sicuramente fatto, questo fascicolo verrà mandato comunque alla Procura della Corte dei Conti come i debiti fuori bilancio, però verrà fatta questa ulteriore indagine che credo sia doverosa per quello che dicono i revisori. Noi seguiamo sempre loro, quello che ci dicono, e quindi lo faremo anche questa volta. Grazie. Grazie consigliere Gigante. Ci sono interventi? Possiamo procedere con la dichiarazione di voto. Purtroppo. Prego Calabrese, iniziamo. Anche su questo punto il gruppo Lega Fratelli d'Italia Forza Ginosa abbandonerà l'aula e non parteciperà. Prego consigliere Carlucci. Anche il gruppo CON Ginosa e Marina di Ginosa abbandona l'aula e non partecipa al voto. Prego consigliere Colamito. Il gruppo PD Due Torri abbandona l'aula e non partecipa al voto. Prego consigliere Ratti. Allora, i gruppi consigliari di Forza Italia, Azzurro Marinese, Patrizia Ratti Sindaco e Liberi e Coerenti non partecipano al voto. Faccio di nuovo una piccola sintesi di quanto ha già spiegato il consigliere Gigante. In effetti questa è una causa molto particolare che nasce fra due privati in seguito alla vendita di un suolo, dove la vendita viene vincolata, o meglio oggetto della vendita è collegato proprio ad un permesso a costruire che è stato concesso su quel suolo di vendita e su cui insisteva la possibilità appunto di costruire. Poi nel 2015 questo permesso a costruire viene revocato e quindi chiaramente viene meno anche la ragione del contratto di vendita stesso.
Diciamo che in questo caso chiaramente quello che lascia tanta perplessità è proprio il rilascio del permesso a costruire, perché evidentemente è stato rilasciato senza le opportune, diciamo, verifiche al momento della costituzione del rapporto stesso. Quindi quanto ha precisato appunto il consigliere Gigante rispetto all'invito da parte del Collegio dei Revisori diventa una nostra propria ammonizione, nel senso che l'amministrazione deve assolutamente attivarsi in questa indagine amministrativa per cercare e accertare quindi le responsabilità di chi ha generato chiaramente questa richiesta, diciamo, di risarcimento danno, perché chiaramente è giusto che i responsabili reali debbano pagare e non tutti i cittadini, perché chiaramente in questo caso stiamo anticipando, vorrei sperare che stiamo anticipando delle somme che potevano essere invece utilizzate per fare qualcosa di utile per i cittadini e non andare a risarcire un danno procurato da altri. Grazie consigliere Ratti. Aspettiamo che il consigliere abbandonò l'aula e poi procediamo con la dichiarazione di voto di Gigante. Consigliere D'Amelio, potete già procedere a fare dichiarazione di voto. I consiglieri della lista per bene voteranno favorevolmente per il riconoscimento di questo debito fuori bilancio, lo faranno perché la sentenza è temporaneamente esecutiva, che comunque nelle more dell'appello, quindi l'appello è stato tempestivamente presentato, quindi per far valere le ragioni del nostro ente, che comunque è stato chiamato come terzo in causa e non come direttamente come convenuto, quindi condivido, diciamo, quello che ha detto il capogruppo precedente, consigliere Ratti. È chiaro che noi, l'ho detto in relazione, lo ridico, lo ribadisco, l'ufficio dovrà procedere a fare un'indagine, quindi si vedrà. Nel 2012 non c'eravamo, cioè noi, la nostra amministrazione non era presente, e quindi non possiamo ricordare quello che è avvenuto. Se ci fosse stata una relazione forse ne avremmo capito meglio, però forse insomma è avvenuta evidentemente nella fretta di procedere con questi adempimenti, non si è riuscito a, diciamo, a corroborare il fascicolo. Ora verrà fatta questa, diciamo, questa indagine e si vedrà, insomma, nel 2012 e nel 2013 cosa è avvenuto. Comunque nel 2015 poi è stato rettificato il tiro e quindi dobbiamo vedere se esiste in questo periodo qualche responsabilità. Io ritengo che chi abbia revocato non dovrebbe probabilmente averla, perché ha ripristinato la legalità, diciamo, della situazione, almeno sotto l'ottica della logica e della coerenza. Però non sta a me emettere sentenze, quindi l'ufficio farà quello che deve. Grazie. Grazie consigliere Gigante, prego consigliere D'Amelio. Grazie presidente, anche il Movimento 5 Stelle vota favorevole. Grazie consigliere, votiamo il punto, favorevoli 10, procediamo con l'immediata eseguibilità, favorevoli 10. Diamo atto che sia nella prima votazione che nella seconda votazione erano assenti i consiglieri Calabrese, Carlucci, Colamito, Ratti, Rizzi e Galeotti. Prego consigliere di rientrare. Prima di passare al punto 6 del Consiglio Comunale, stiamo, insomma, verificando se l'ingegner Celino, colei che deve, insomma, dare integrazioni e relazioni in quello che è il punto QP, che è un punto molto insomma, articolato, è arrivato o no. Nel caso in cui, se attendiamo, chiediamo se possiamo convertire il punto 7 col punto... Sta parcheggiando? Che facciamo? Attendiamo? No, parliamo del punto 7, così diamo tempo anche di... Ok, quindi possiamo parlare del punto 7, discussione della mozione avente ad oggetto proroga, esenzione, canone per l'occupazione di suolo pubblico per The Horse, bar e ristorante fino al 31 dicembre 2022. Così diamo tempo poi all'ingegner Cellino con calma di illustrare il punto 6. Perché sta parcheggiando, quindi viene con la fretta, capito? Prego la consigliera, i gruppi, consigliera Ratti, Galeotti e Rizzi, di illustrare la mozione. Grazie Presidente, do lettura della mozione, poi magari se hanno bisogno di qualche chiarimento sono disponibile, insomma, a chiarire.
I sottoscritti consiglieri comunali Ratti Patrizia, Galeotti Ines e Rizzi Vincenzo, con la presente, ai sensi dell'articolo 24,1 e 6 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, presentano l'allegata mozione finalizzata all'approvazione di un atto di indirizzo urgente per l'individuazione di misure indifferibili e straordinarie a sostegno dei cittadini a seguito della crisi di cui all'emergenza Covid-19. Premesso che l'articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 numero 77, ha disposto l'esenzione del canone per l'occupazione del suolo pubblico per le attività di somministrazione dal 1 maggio al 31 dicembre 2020, prevedendo altresì semplificazioni nella presentazione delle istanze e nel procedimento autorizzativo. Che tali disposizioni sono state poi estese all'intero anno 2021 con l'articolo 9 ter del decreto legge numero 137 2020, che la legge di bilancio 2022 ha ulteriormente prorogato tali misure fino al 31 marzo 2022, che l'articolo 3 quinquies inserito in fase di conversione del decreto legge numero 228 del 2021 ha disposto la proroga delle sole disposizioni di semplificazione contenuti nei commi 4 e 5 dell'articolo 9 ter sino al 30 giugno 2022, mentre l'esonero del pagamento del canone unico resta limitato al 31 marzo 2022. Il decreto legge 24 marzo 2022 numero 54 contiene una serie di disposizioni finalizzate al graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Dato atto che ai sensi del citato articolo 3 quinquies del decreto legge 228 del 2021 e a partire dal 1 aprile scorso le occupazioni di suolo pubblico con deors autorizzati nel periodo emergenziale per consentire il distanziamento interpersonale, oltre che per sostenere le attività economiche e la ripresa anche turistica, sono soggette al pagamento del canone unico, che fino al 30 giugno prossimo la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di deors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo numero 42 del 2004. Anzi, qui posso già anticipare che è stata prorogata al 30 settembre questa concessione, che fino al 30 giugno prossimo per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale dei 180 giorni previsto dall'articolo 6,1 lettera E bis del, del testo unico edilizia. Vista la necessità di misure di sostegno al tessuto economico della città a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, rilevato come pur in presenza di una situazione in corso di miglioramento, persistano tuttora ragioni di interesse pubblico tali da giustificare la proroga dell'esenzione del pagamento del canone unico e la validità delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate per l'emergenza sanitaria ad attività di pubblico esercizio, ristoranti, bar ed artigiani alimentari, la situazione di crisi sanitaria ancora in essere renda necessaria l'adozione di misure di contrasto adeguate sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello economico. Sussistono ancora obblighi di applicazione di misure di prevenzione finalizzate al contenimento della pandemia, con ripercussioni significative anche sull'esercizio delle attività di somministrazione, nonché di quelle che prevedono il consumo sul posto. Rilevato inoltre che pur in presenza di una fase di progressivo superamento delle misure emergenziali, le conseguenze del periodo di crisi pandemica continueranno a riverberarsi ancora a lungo su un tessuto economico fortemente colpito dalla lunga fase di difficoltà trascorsa, ritenuto pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre prossimo le concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate per l'emergenza sanitaria ad esercenti attività di pubblico esercizio, ristoranti, bar e artigiani alimentari, dando atto che la scadenza effettiva delle singole concessioni resta subordinata al rispetto delle disposizioni normative vigenti pro tempore in materia edilizia, nonché di vincolo paesaggistico e monumentale laddove esistenti. Visto il regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 19 del 15 aprile 2021,
e il regolamento per la disciplina dell'occupazione delle aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto de Orsa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 del 28 maggio 2020, atteso che la politica con azioni concrete e percepibili deve essere vicina al motore dell'economia e soprattutto ai cittadini, impegna il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta per quanto di competenza di prorogare fino al 31 dicembre 2022 l'esenzione del pagamento del canone unico e la validità delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate per l'emergenza sanitaria ad esercenti attività di pubblico servizio e artigiani alimentari, di dare mandato agli uffici competenti per gli ulteriori adempimenti connessi alla proroga. La presente mozione è sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale con la consapevolezza che la fine della situazione emergenziale dell'economia, aggravata anche dal caro bollette, non coinciderà con la fine dello stato d'emergenza pandemica fissata lo scorso 31 marzo. La gratuità del suolo pubblico per i de Ors è un aiuto concreto che vogliamo e dobbiamo mantenere anche oltre il termine dello stato di emergenza a sostegno di una categoria che genera occupazione, tiene vive le nostre piazze e le nostre strade, sia nel centro sia nelle delegazioni. Allora, sinteticamente, questa mozione, sebbene penso che si sia compreso, chiede diciamo a questa assise di concedere ai cittadini che utilizzano spazio e suolo pubblico di continuare a non pagare il canone unico. Come dicevo prima, l'esenzione è prevista dallo Stato, è stata prevista fino al 31 marzo e c'è stata la concessione fino al 30 giugno per la richiesta, diciamo, semplificata per quanto riguarda le procedure. Vi anticipavo prima che è stato approvato già in Parlamento un emendamento che ha previsto la proroga della procedura semplificata al 30 settembre e quindi la cosa che noi chiediamo è quella di poter continuare a dare un aiuto concreto a tutte queste attività che durante la pandemia ha subito, diciamo, un forte calo e aiutarli in qualche modo, insomma, anche con diciamo, l'avvio di questa stagione estiva. Questa è la nostra, diciamo, richiesta che chiaramente spero possa essere accolta ovviamente in tutto, ma rimaniamo aperti a qualsiasi variazione. Grazie consigliere Ratti, ci sono interventi. Prego consigliere Gigante. Come ha giustamente detto, appena esposto la consigliera Ratti, c'è stato, diciamo, un aggiornamento della normativa. Quindi, diciamo, c'è stato il decreto taglia prezzi che ha prorogato la disciplina dell'applicazione delle semplificazioni per questa tipologia di occupazioni fino al 30 settembre. Quindi stiamo parlando di uno scenario che è in continuo, diciamo, cambiamento, così come quello della pandemia. Devo per forza condividere le motivazioni che sono alla base di questo, diciamo, di questa mozione, perché tutti noi l'abbiamo fatto dal 2018 fino ad oggi, siamo stati, diciamo, vicini alle attività produttive, ai cittadini, per tutto quello che potevamo, abbiamo abbassato le imposte, abbiamo abbassato i tributi comunali, per molti per le attività economiche, e quindi sostanzialmente non possiamo che essere d'accordo su quanto detto. Però è giusto anche che si monitori questo scenario in maniera precisa. Dobbiamo innanzitutto integrare quanto detto dalla consigliera Ratti con quanto ha esposto il responsabile dell'area economico-finanziaria di questo ente, Regione Battista Perugino. Se mi permettete lo leggo, tanto sono poche righe. Quindi, con riferimento alla mozione in oggetto, si rappresenta che l'esenzione del canone per l'occupazione del suolo pubblico per le attività di somministrazione previste nel 2020 e poi prorogate fino al marzo 2021 sono state ristorate dallo Stato per i seguenti importi. Lui parla degli importi complessivi che sono avvenuti per i ristori Covid, quindi 67.970 per il DL 34/2020 e poi 102.381 per il DL 137. Lui parla di occupazione di suolo pubblico in generale. Poi io sono andato a trovare anche le schede, perché comunque sono situazioni che noi monitoriamo periodicamente con il responsabile, perché cerchiamo di tenere il bilancio sotto controllo mensilmente, non dico mensilmente, ma almeno trimestralmente. Quindi diciamo che il ristoro delle minori entrate per questa esenzione equivale a circa 19.132 per il 2020, quindi allegato A, e l'allegato B 6.000
504, quindi stiamo parlando di circa 25.000 euro. Allora, il ragionier Perugino conclude dicendo: è evidente che per un'eventuale proroga della suddetta esenzione, seppur possibile dal punto di vista tecnico, come sono avvenute per altre situazioni dove noi abbiamo affrontato, non può prescindere dall'individuazione di adeguate risorse. È già avvenuto nell'anno scorso, nell'anno precedente, che il governo, dopo aver fatto una norma semplificativa, prima l'ha detto a marzo, poi l'ha portata a giugno, poi l'ha portata a settembre, poi l'ha portata a dicembre. Quindi io ritengo che dobbiamo aggiornarci con questo discorso a un periodo ridosso all'inizio di settembre, perché fino al 30 settembre siamo più o meno in moto. È chiaro che noi dobbiamo dare un segnale al nostro territorio. Però non possiamo darlo esclusivamente per una categoria, ma la nostra risposta deve essere forte e dobbiamo mettere sul tavolo uno scenario completo della tassazione. Non possiamo soltanto guardare esclusivamente i tavolini del bar e ristoranti, ma dobbiamo guardare un po' tutto, perché più o meno tutti siamo stati colpiti da questa pandemia, anche se dobbiamo dire, lo dobbiamo dire ad alta voce in maniera positiva, che negli ultimi mesi, nel mese di aprile e maggio, io ci ho visto veramente un risveglio forte. Tutte le attività di questo genere sono state premiate. Cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo partire non soltanto dal... Allora, innanzitutto, fino a settembre non c'è necessità, perché lo Stato ha compensato il discorso di semplificare. Secondo me dobbiamo pensare a un'altra cosa, nel frattempo che rinviamo questo discorso, per vedere se lo Stato ci dà delle risorse oppure se riusciamo a trovare nel bilancio delle risorse necessarie per fare questa agevolazione. Dobbiamo pensare a un'altra cosa, al fatto che ci siano delle opportunità nuove, perché le occupazioni sul luogo pubblico si devono evolvere, non devono essere esclusivamente quelle dei tavolini. Io metto il tavolino della birra raffo, il tavolino... che mi dà il fornitore di bevande o il fornitore di alimenti, ma devo pensare a un qualcosa di diverso. E riprendo proprio esattamente le vostre parole, quelle che ho ascoltato prima, che condivido nelle interrogazioni precedenti, me le sono segnate perché mi davano lo spunto: la bellezza dello spazio cittadino, il fatto di dare una disponibilità di servizi maggiore. Quindi perché non approfittare di questo? Lo dico perché sostanzialmente è un'agevolazione che viene fatta, perché le tariffe che abbiamo approvato con il regolamento del canone unico penalizzano, tra virgolette, chi fa un'occupazione temporanea limitata a pochi giorni, ma invece favoriscono chi la fa in maniera permanente con una pedana e con una situazione che abbellisce lo spazio pubblico. Quindi la semplificazione della parte degli uffici avviene. Il fatto di fare questo investimento è un investimento che sicuramente produce ricchezza, ma nel contempo produce anche un abbattimento consistente, perché la tariffa dell'occupazione permanente è veramente ridicola. In questo caso, con un investimento minimo, io più o meno ho visto, di circa 1.000 euro, si copre quasi una superficie di 80 metri per quanto riguarda un dehors. Quindi io credo che... per quanto dobbiamo affrontare questo argomento quando avremo delle informazioni maggiori sulle risorse che ci darà lo Stato, che sono fondamentali. Sono fondamentali perché? Perché lo scenario che ci sta portando questi ultimi tempi ci porta a dover, perché saremo prossimamente in quest'aula per approvare il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione noi l'avevamo approntato un mese e mezzo fa, c'eravamo già posti le domande che state ponendo voi a questa assise, quindi avevamo già ritagliato delle agevolazioni nello stesso. Ora sono intervenute due variabili. La prima variabile è quella dell'aumento del costo energetico. L'aumento del costo energetico incide, per quanto riguarda il nostro bilancio, per una somma consistente di parecchie centinaia di migliaia di euro. In più c'è stata un'altra variabile, che è quella del costo dello smaltimento rifiuti. Quindi anche questa variabile ci porta ad avere, purtroppo l'Ager quest'anno ci farà il PEF, ci farà il piano economico finanziario, e ci porta ad avere un esborso maggiore rispetto agli anni precedenti di circa 400-500 mila euro. Quindi stiamo parlando di cifre rilevanti, cifre che noi abbiamo il dovere di calmierare. Quindi io ritengo che condividiamo l'animo che ha portato a fare questa mozione, ci impegniamo tutti insieme a affrontare questo argomento particolare dopo che avremo le risposte da parte dello Stato su questo,
però ci impegniamo sin da subito nel voler destinare le agevolazioni a tutte le categorie, perché non soltanto alle categorie queste singole. Siccome la Tari è una tassa che colpisce un po' tutti, quindi è giusto magari che se noi ritagliamo nel bilancio delle alcune centinaia di migliaia di euro per calmierare questo aumento, le destiniamo lì, perché poi alla fine dei conti o togliere dalla Tari o togliere dall'occupazione di suolo pubblico, o togliere dalla pubblicità o togliere dall'altro è la stessa cosa, la tasca è sempre la stessa. Quindi invece il fatto di magari di applicarla più sulla Tari potrebbe essere più equo, perché così lo applichiamo a tutti quanti. Poi chiaramente queste attività che vengono colpite maggiormente per la Tari, perché comunque hanno un metraggio maggiore, una tariffa superiore rispetto alle famiglie comuni, ne avranno un vantaggio ulteriore avendo una riduzione percentuale maggiore. Quindi ritengo che sia questa la strada. Non concludo il mio intervento con un auspicio positivo. Abbiamo fatto due passi importanti. Abbiamo approvato il documento strategico del commercio, che ci permette di avere delle opportunità maggiori per far sì che la nostra attività economica si sviluppi. Allora, cosa penso io? Io penso che più, se io fossi un operatore economico, non penserei tanto a vedere come posso non pagare un tributo, ma io penserei come poter incrementare il mio introito per pagarlo. Perché se io vado a mettere comunque dei tavolini fuori e quindi riesco ad abbellire il mio paese, a fare un dehors e approfitto di un regime semplificato e dalla disponibilità da parte dei nostri uffici, che si stanno strutturando in maniera migliore, qui c'è l'ingegnere diciamo che è a capo dell'ufficio tecnico, che ringrazio della sua presenza, e comunque stiamo strutturando un settore SUAP-SUE che sia differenziato rispetto al settore dell'ufficio tecnico urbanistica, che è gravato da numerosissimi adempimenti, e quindi è giusto dare dignità alle attività economiche, allo sviluppo economico, dando un settore diciamo singolo, individuale su questo discorso. Quindi sfruttare le opportunità del documento strategico del commercio, ampliare il discorso degli introiti e cercare di sviluppare al massimo il discorso delle occupazioni permanenti. Quindi si trova il giusto equilibrio, si riesce a incassare di più e il cittadino che si siede paga il coperto, quindi comunque non è un problema poi andare a pagare anche questa piccola quota. Che questa piccola quota cosa fa? Questa piccola quota oggi riesce a far sì che noi possiamo fare una stagione culturale, una stagione di eventi che è comunque un richiamo, è un investimento, e anche qui nell'ottica, riprendo le parole che ha detto prima mi sembra il consigliere calabrese, il connubio privato, pubblico-privato. Io condivido questo modo di vedere diciamo le attività, quello che ha detto prima il consigliere. Perché? Perché è giusto che il pubblico faccia la sua parte, quindi il pubblico deve stimolare le attività economiche, però le attività economiche devono anche fare la loro parte. Quindi che succede? Succede che per non far gravare questo peso, perché è comunque un onere che bisogna fare, bisogna cercare di sviluppare ciò che riesce a far ampliare il giro economico. Noi faremo la nostra parte, ritengo che sia importante investire magari queste 25.000 euro che dovrebbero essere più su un discorso culturale, economico e di eventi. Perché? Perché se noi dovessimo fermarci esclusivamente al fatto che c'è il caro prezzi, il caro energia e il caro Tari, che purtroppo tutti i giorni stiamo sentendo sui giornali, cosa facciamo? Dovremmo prendere tutte le risorse, tagliare la stagione culturale estiva e quindi poi abbassare le tasse alle persone o toglierle o esonerarle, ma in realtà li chiudiamo in casa e forse creiamo un danno diverso. Invece dobbiamo trovare anche qui l'equilibrio, dobbiamo cercare di essere sostenibili e di comunque creare delle opportunità per tutti quanti. Però io diciamo invito gli altri consiglieri che sono presenti in quest'aula a condividere un discorso di un rinvio del punto, anche in ossequio di quello che ha detto il responsabile finanziario, che vuol ritrovare le risorse. Grazie. Grazie consigliere Gigante, ci sono altri interventi. Prego, prego consigliere Carlucci. Grazie presidente. Allora, sono d'accordo sulla possibilità di rinviare il punto, nel senso che la mozione è assolutamente a vantaggio
delle esercenti e quindi è valida da assolutamente, non c'è da dire nulla. Quello che il consigliere Gigante ha illustrato comunque e soprattutto quello che ci ha detto insomma il ragioniere con il parere ci fa capire che comunque bisognerebbe trovare le risorse. Sono assolutamente d'accordo sul discorso sulla Tari, no? Che comunque garantisce una maggiore utenza e quindi maggiori vantaggi per più utenti. Però d'altra parte capisco anche diciamo, la volontà di voler comunque aiutare una categoria che per quanto è in ripresa sicuramente però non è una condizione o comunque il fatto di voler comunque agevolare questa categoria non è un qualcosa di sbagliato. D'altra parte però considerato appunto quello che ha detto il ragionier Perugino io cioè per me sono d'accordo sul rinvio del punto, magari ne possiamo riparlare successivamente e soprattutto proprio per poter capire e quindi analizzare eventuali risorse e quindi la possibilità di poter anche magari agevolare poi alla luce di quello che ne verrà poi successivamente nei prossimi mesi e magari anche si potrebbe pensare di proporre una riduzione anche al 50% magari della stessa, dello stesso tributo. Ora non so nell'ambito di applicazione se questo è possibile, però potrebbe essere valutata magari poi successivamente anche questa possibilità. Quindi niente, questo è il mio intervento, va bene così. Grazie. Grazie consigliere Carlucci, sono altri interventi. Prego consigliere Calabrese. Allora, l'emendamento presentato dai gruppi di Forza Italia, quindi rappresentati dalla consigliera Ratti, effettivamente segnalano un problema che comunque è stato anche evidenziato a livello nazionale, quindi il governo già ha dato un primo segnale. Però diciamo, si percepisce la volontà della maggioranza di venire incontro, quindi diciamo che questa formula di anche prendere un po' di tempo, visto che ce n'è a disposizione fino al 30 settembre, per recuperare le risorse, perché effettivamente sto discorso diciamo della reperibilità delle risorse sta mettendo un po' in difficoltà gli enti, perché comunque tra il caro energia e il caro delle materie prime che comunque si riversa anche su altre attività dell'ente diciamo poi anche diciamo il discorso delle entrate deve essere valutato bene, perché altrimenti non si può garantire diciamo, la sostenibilità. Insomma. Quindi diciamo che può essere un'ottima formula quella di prendere in considerazione l'emendamento, però dare un po' di tempo anche per capire quante risorse effettivamente servono e se ci sono a disposizione, o eventualmente trovare una formula in funzione delle risorse di arrivare a una riduzione proporzionale a quello che si riesce a trovare di reperimento delle risorse. Quindi diciamo da parte del gruppo Lega, Fratelli d'Italia e Forza Ginosa diciamo, c'è un'apertura diciamo, in questo senso. Grazie consigliera Calabrese, i suoi interventi. Prego consigliera Ratti. Grazie Presidente. Allora, ho da fare un po' di considerazioni sulla proposta che viene dalla maggioranza. Allora, la relazione che ci ha fornito in allegato diciamo, alla mozione da noi presentata il ragionier Perugino ha precisato, come il consigliere prima leggeva, gli importi che sono stati ristorati dallo Stato. Io in seguito a questa relazione ricevuta ieri mattina ho provveduto subito a chiedere una precisazione diciamo, degli importi relativi appunto incassati al 2021
e quelle che sarebbero state, diciamo, le previsioni di un minor incasso rispetto a questa esenzione che noi stavamo chiedendo da aprile a dicembre 2022. Non ho ricevuto risposta, evidentemente i tempi stretti non hanno consentito la lettura dell'accesso che ho richiesto, o meglio dei chiarimenti che ho richiesto, però vedo che il consigliere Gigante aveva dei numeri più precisi alla mano. Quindi da quello che prima diceva il consigliere, per il 2020, se non ho capito male, abbiamo incassato circa 19.000 e qualcosa, e per il 2021 6.500. Quindi diciamo che quello che io volevo capire è quanto in un anno andremmo a incassare di meno con questa esenzione, tenuto conto che per questo 2022 già il primo trimestre ci viene comunque ristorato dallo Stato ed eventualmente l'esenzione del canone unico si potrebbe pensare al 30 settembre anziché al 31 dicembre e trovare quindi quelle risorse necessarie a coprire l'esenzione del canone. Siccome mi sembra di capire che non stiamo parlando di cifre stratosferiche, se dobbiamo andare a esentare un quadrimestre, un semestre, da aprile a settembre, stiamo parlando di 6 mesi, se il totale di cui parlava il consigliere Gigante è 25.000 euro, ma secondo me è molto di meno, non siamo nell'ordine di un semestre di 25.000 euro, se arrotondiamo a 20 e facciamo la metà, sono 10.000 euro e non mi sembra una somma introvabile in un bilancio che sappiamo essere sano, un bilancio che sta migliorando, che ha un trend migliorativo. E quindi rispetto al consiglio precedente in cui abbiamo approvato un consuntivo dove i numeri erano meravigliosi, adesso oggi sentirmi dire che si ha difficoltà a trovare 10.000 euro per continuare a aiutare queste categorie economiche che evidentemente se sono state aiutate dallo Stato durante questi 2 anni di pandemia, evidentemente sono delle categorie che hanno subito con maggior impatto la crisi del Covid-19. Tutte le altre affermazioni riportate, ovvero la richiesta annuale per l'occupazione permanente, e quello è un vantaggio che gli esercizi commerciali hanno a prescindere, diciamo, da quella che sarà la decisione odierna su questa mozione. Il fatto di rinviare questa discussione al 30 settembre, francamente la trovo semplicemente un non voler politicamente affrontare la questione. Dico questo perché? Perché il 30 settembre, mi chiedo. Nel frattempo gli esercizi commerciali che fanno? Chiedono o non chiedono l'occupazione del suolo? Sanno o non sanno se devono pagare il canone unico? Cioè, questa è una certezza che gli esercizi devono già avere, se il canone va pagato oppure non va pagato. Quindi sono tutte delle questioni che devono essere chiarite. Cioè, io sono disposta al rinvio se il rinvio è il tempo strettamente necessario all'ufficio economico-finanziario di capire se ci sono o non ci sono delle risorse a disposizione. Il bilancio di previsione che è stato già, lo schema di bilancio è stato già adottato e quindi lo schema è pronto, eventualmente sarà presentato un emendamento al bilancio di previsione, quindi non è che siamo in una situazione in cui non possiamo recuperare se c'è la volontà politica di mettere in atto in campo questa soluzione. Nelle more, laddove lo Stato dovesse intervenire con l'esenzione del pagamento e quindi la proroga dell'esenzione, in quel caso saremmo anche noi mallevati da questa rinuncia e quindi ristorati dallo Stato. Dunque io sono disponibile al rinvio, ma se effettivamente c'è una volontà di andare a vedere se ci sono queste risorse economiche. Se il rinvio al 30 settembre sinceramente mi sembra un rinvio strumentale, non mi sembra un rinvio che dà una certezza ai cittadini, se c'è realmente questa volontà di andare incontro a queste necessità, io sono d'accordo a rinviare, però per il tempo necessario a trovare le risorse economiche del caso. Il DUC,
è un'altra cosa che ha nominato il consigliere, è uno strumento che è comunque a disposizione dei commercianti, cioè non è che queste soluzioni sono alternative alla mozione, e bisogna ammettere e riconoscere che in molti comuni d'Italia, quindi del territorio nazionale, hanno già dal marzo 2022, quindi prima ancora che lo stato di emergenza terminasse, che l'esenzione terminasse, hanno già adottato atti in tal senso, quindi accollandosi il peso appunto del canone unico. Questa è la nostra, diciamo, considerazione. Grazie consigliere Latti, prego consigliere Gigante. Vabbè, colgo le parole sul bilancio sano, le prendo con piacere perché finalmente abbiamo, diciamo le parole, le cose come stanno. Però bilancio sano vuol dire, io l'ho spiegato tante volte e lo continuo a dire, sotto il profilo della liquidità, perché bilancio sano è un termine generico, sulle cose tecniche dobbiamo essere precisi. L'avanzo che noi abbiamo applicato al bilancio è un avanzo in conto capitale, quindi conto capitale significa che serve per sviluppare le opere e non è un avanzo in conto corrente. Il problema dove sta? Il problema è che tutti quei comuni che hanno approvato in maniera precipitosa, dico io, il bilancio di previsione, in uno scenario che è cambiato sensibilmente, e questo lo dicono tutti i giorni, i cittadini stanno attenti tutti i giorni alla televisione, e hanno visto anche a casa cosa è avvenuto. È avvenuto che la bolletta di 1000 euro della luce o del gas è diventata di 2500 euro. Quindi stiamo parlando di questa situazione. Il nostro comune, come tutti i comuni d'Italia, si troverà a avere a che fare col canone energia. Tutti questi comuni che hanno approvato questa agevolazione, diciamo, per alcune tipologie di attività, poche attività, che incide, diciamo, abbiamo detto da 10 a 20 mila euro su questo bilancio, saranno costretti poi a cosa fare? A prendere il bilancio di previsione che hanno appena approvato e a portare subito una variazione consistente, dovranno tagliare i capitoli della programmazione estiva, i capitoli degli eventi, e quindi si creerà un effetto domino, cioè io non ti faccio pagare 1000 euro di canone unico per i tavolini e poi non ti do nessuna occasione per le persone per uscire, quindi non incasserò gli introiti degli avventori. Io ritengo che dobbiamo essere attenti a questo. Lo scenario di rinviare, che non era quello di arrivare al 30 settembre, ma quello di arrivare nel momento in cui lo Stato emette questo decreto ristori energie e quindi vedere che risorse ci sono, non era quello di arrivare al 30 settembre. Io ritengo che dobbiamo ragionare, come ho già detto, sul discorso delle opportunità, quindi è una decisione politica, ma è una decisione anche importante, perché noi dobbiamo scegliere se togliere 20.000 euro ad alcune tipologie di attività e li dobbiamo togliere oggi dalla programmazione. Noi dobbiamo togliere dalla programmazione culturale di tutti, quindi di qualsiasi tipo di attività. Domani mattina, diciamo che noi siamo favorevoli oggi, facciamo questa scelta, domani mattina sono sicuro che mi arriverà qualche mail da parte di un'altra attività, di un altro settore, dirà, i negozi di abbigliamento, facciamo un esempio, che mi diranno e perché a noi non ci state agevolando, oppure qualcuno che dice io non ho lo spazio esterno ma lo spazio interno non ho nessuna agevolazione. Bisogna anche ragionare per queste situazioni, quindi ben venga. Il fatto di avere l'unanimità del fatto di stare vicino alle categorie economiche, su questo non c'è dubbio, ci siamo, la nostra presenza ci sarà. Vi assicuro, voi avete già visto lo schema di previsione, avete visto che il capitolo agevolazione è un capitolo sostanzioso, quindi noi dobbiamo scegliere come imputare questa agevolazione alle attività economiche e ai cittadini, perché chi è stato colpito dalla pandemia non è soltanto il ristorante o il bar, ma anche tutti gli altri, quindi dobbiamo cercare di avere un'equità maggiore nell'applicazione di questo. Per quanto riguarda il discorso del rinvio, era solo condizionato al fatto che negli anni precedenti è avvenuto che lo Stato, per questa tipologia di tributo, è intervenuto direttamente, quindi ci ha, diciamo, tolto le castagne dal fuoco. Ed io credo che anche quest'anno avverrà. Quindi stiamo soltanto parlando di attendere questo discorso dello Stato per fare questo. Il problema delle occupazioni della procedura, che era quello che mi spaventava di più, è stato risolto anche già dallo Stato, perché il 30 settembre è tutto agevolato. Io mi concentrerei, gli uffici non lo so se sono già pieni di queste domande, mi concentrerei a cominciare a presentare queste domande, perché io non devo fare un investimento perché non devo pagare le imposte, io devo fare un investimento,
questo lo dico da operatore del settore economico, perché mi deve produrre ricchezza. E quindi io posso chiedere al pubblico di starmi vicino, ma per far sì che questa mia ricchezza aumenti, ma non devo essere soltanto desideroso di non pagare un tributo, perché questo è un tributo per un servizio individuale che io do, cioè io do un servizio individuale, quindi bisogna stare molto attenti a dare risorse soltanto a un servizio, perché ripeto, la discriminazione tra le attività economiche non è corretta. Io diciamo gli do l'invito e l'auspicio che ci possiamo rivedere i primi di settembre, tenendo presente che cosa succede. Oggi uno presenta l'occupazione, noi abbiamo approvato il regolamento che permette di rateizzare l'importo, e quindi noi che facciamo? Paghiamo la prima rata della tassa di occupazione, lavoriamo, poi ci rivedremo più avanti in questa aula per vedere che cosa è avvenuto, e quindi non ci sarà nessun problema. Quello che riusciremo a ridurre lo faremo senza nessun problema. Grazie. Grazie consigliere Gigante. Ci sono altri interventi? Prego consigliera Galeotti. Sì, consigliere Gigante, mi è parso di capire dal suo intervento che l'aiuto che il Comune è l'apertura di questa amministrazione sia subordinata all'intervento dello Stato, quindi agli aiuti da parte dello Stato. È corretta questa, intanto se è corretta questa mia valutazione, e se mi può rispondere poi faccio un'altra domanda. Allora, ogni concessione di agevolazione deve essere coperta. Diciamo che la vostra mozione non presenta i requisiti della copertura, tant'è vero che il segretario ha mandato al responsabile economico-finanziario di integrare questa proposta per vedere se poteva portarla a questa attenzione. Diciamo che non avere la copertura, quando si presenta una richiesta di mozione dove c'è una minore entrata o un'agevolazione, bisogna anche fornire e bisogna anche dire nella mozione se c'è la copertura finanziaria e da dove si deve prendere questa copertura. Diciamo che in questa mozione non è stata indicata questa situazione qui. Dall'interpretazione che io faccio di questa integrazione da parte del responsabile finanziario, sta praticamente dicendo questo, sta dicendo guarda, va bene tecnicamente, però non può prescindere dall'individuazione, cioè ha invitato probabilmente l'istante di questa mozione a individuare la copertura, quello sta facendo. Quindi quello che io ho cercato di integrare, di essere chiaro, quindi ho detto, da quello che dice il responsabile finanziario, che non risponde ci sono delle risorse disponibili al capitolo TOT, dice che deve individuare delle risorse disponibili, quindi non sono state da voi indicate in buona fede questo capitolo di copertura. Io che ho una visione completa della situazione del bilancio, perché abbiamo approvato da poco il bilancio di previsione e so qual è la situazione del PEF della TARI, che ancora non abbiamo avuto dall'AGER, quindi so già qual è lo scenario, quindi devo avere una visione più a lungo raggio, perché non posso magari oggi togliere un euro, non 20.000 euro, un euro delle casse, quando poi devo andare in variazione di un bilancio di previsione per coprire un disavanzo. Quindi ecco perché il responsabile finanziario dice questo. Quindi oggi io dico che sono condizionate, perché non ho altri dati, a quelle dello Stato. Però è chiaro che è uno scenario che cambia. Grazie, grazie consigliere Gigante. Vuole continuare l'intervento? Non so se... Ok. Ci sono altri interventi? Quindi procediamo con le dichiarazioni di voto. Dobbiamo procedere per invie, cioè nel senso ognuno faccia la sua dichiarazione di voto in merito al punto. Ma dobbiamo mettere l'invio ai voti. Per mettere l'invio ai voti dobbiamo votarlo, nel caso in cui dobbiamo votarlo. Ma è giusto che ognun gruppo politico esprime la sua volontà. E ovviamente poi nella votazione... si va alla maggioranza, e se la maggioranza dei voti vede il rinvio del punto, il punto deve essere rinviato. No, abbiamo allora adesso, per quanto riguarda questo punto, dobbiamo decidere se andare in dichiarazione di voto e quindi ogni gruppo politico esprime la sua dichiarazione di voto favorevole o contrario all'approvazione di questa mozione, oppure nel dire rinviarlo o ritirarlo, per esempio, anche ognuno della sua dichiarazione di voto. È normale che quando poi andremo durante le votazioni
Io dirò, rilievo in punto, ognuno alzerà la mano per il rinvio. Chi ha detto il ritiro alzerà la mano per il ritiro, chi è contrario al punto alzerà la mano per il punto, chi è favorevole alla mozione alzerà la mano per la mozione. È normale che io sulla base dei voti che vedrò metterò a verbale quello che è uscito dalla votazione. E questa è la prassi. Prego, consigliere Gigante. Presidente, se mi permette, io chiedo prima che venga posta all'attenzione dell'Aula la proposta di rinvio, perché è fondamentale. Quindi noi poniamo questa pregiudiziale del rinvio, se non ci sono le condizioni poi ragioniamo sulla proposta, voglio dire, è importante questo. Quindi prima dobbiamo mettere, io ho visto che più o meno la maggioranza dell'Aula era per il rinvio, quindi io credo che si possa affrontare, evitare la discussione, però è una vostra scelta, grazie. Se siamo tutti d'accordo, possiamo procedere con il rinvio. Con il rinvio del voto, insomma, del punto, e bisogna votare l'invio. Prego, consigliere Ratti. Allora, io prima ho precisato che noi siamo i proponenti della mozione, quindi siamo a favore del rinvio laddove il rinvio trovi una pronta risposta. Non mi posso sentir dire che l'istante, ovvero noi che siamo i proponenti della mozione, dovevano trovare le risorse, diciamo, disponibili. Allora è chiaro che se c'è una volontà politica di trovare le risorse si trovano. Non sono io come gruppo consigliare con gli altri tre gruppi consigliari che andiamo nell'ufficio finanziario e andiamo a dire al dottor Perugino i soldi li prendiamo di qui piuttosto che di lì. Allora, se ci dobbiamo confrontare in maniera corretta, ci diciamo che questa assise oggi esprime una volontà unanime nel trovare eventualmente queste risorse. Trovate le risorse, che siano 1.000, siano 2.000, siano 5.000, queste risorse poi verranno adattate alla mozione in base a quello che si può andare a realizzare. Però se il rinvio è collegato ad un eventuale ristoro dello Stato, cioè questo significa che se il ristoro da parte dello Stato ci sarà, e allora si fa, e grazie che si farà perché lo sta facendo già lo Stato, cioè non è una concessione che stiamo facendo noi cittadini, lo sta facendo lo Stato. Se non c'è la volontà di trovare queste risorse, a questo punto io metto a votazione già la mozione, cioè non ha senso prendersi in giro e rinviare una discussione se non c'è la volontà di trovare delle risorse. Poi gli interventi statali, se ci saranno, quelli andranno de plano, automaticamente saranno applicati. Quindi io, se il rinvio è nel senso di aggiornarci di qui a poco per vedere se ci sono delle disponibilità, e questo lo dico prima ancora dell'approvazione del bilancio di previsione, proprio per evitare di andare a fare una variazione nel momento dopo, immediatamente dopo, allora io sono d'accordo, altrimenti io sono per la votazione della mozione così come l'abbiamo presentata. Grazie consigliere Ratti, prego consigliere Gigante così con questo chiarimento. Un semplice chiarimento. Allora, purtroppo non è, diciamo, lo dice la legge, quando si presenta una mozione che implica una variazione alle previsioni e agli stanziamenti, che sia di minore, c'è l'onere, il segretario è presente in aula, c'è l'onere di identificare il capitolo dal quale prendere l'agevolazione. Non è che voi dovete indicarlo nel senso che lo votate o lo dite o lo fate, ma dovete indicare quale, io per dire sia una proposta, devo sapere da cosa dobbiamo togliere questi soldi. Cioè voi mi dovete dire, perché io potrei essere d'accordo, lo togliamo dal randagismo, lo togliamo da questo, voi mi dovete dire da cosa volete togliere queste risorse per darle a questa categoria. Allora io, vedendo la mozione, non l'ho vista. Quindi se ci fosse stata questa situazione, probabilmente il segretario non avrebbe mandato il responsabile finanziario, perché sarebbe stata una scelta politica nostra, di tutta l'assise. Quindi io ritengo che questa informazione non sia presente. Io poi ho cercato di darvi delle istruzioni maggiori, cioè di darvi delle notizie per far sì che la discussione fosse più completa. Siamo d'accordo sul rinvio, le parole che ho sentito prima, io sono d'accordo sul rinvio, per far sì che ci sia consapevolezza sulle risorse, con l'impegno, ci prendiamo un impegno unanime, lo prendiamo, io sono per l'impegno unanime sempre, non sono soltanto, a me non piace mettere la bandierina,
a me piace prendere insieme le decisioni, l'ho sempre detto da quando sono seduto qui. Quindi la prendiamo insieme questa decisione di rinvio all'unanimità, dicendo che noi ci impegniamo a destinare tutte le risorse che arriveranno per quanto riguarda lo Stato o quelle che riusciremo a recuperare dal bilancio per ristorare le attività economiche. Lo facciamo. Io sono il primo a dire sì. Questo possiamo fare, però non ci dobbiamo prendere in giro nel dire oggi chiediamo di cancellare questa tassa a questa persona, domani a quest'altra persona e dopodomani a questa. Ci vuole una visione, nelle tasse ci vuole una visione, ci vuole precisione nell'indicare da dove. Quindi, ripeto, qui non si evince, non mi avete posto, io almeno non ho personalmente l'impressione di dire le ho tolto da lì e l'ho messo lì. Quindi io so che se noi dobbiamo operare, siccome ci sono i servizi pubblici essenziali, ci sono delle priorità, io so che non li posso togliere dai servizi sociali, perché c'è un'attenzione maggiore lì, non li posso togliere dal randagismo, non li posso togliere da situazioni diverse. Però è chiaro che nello scenario fra un mese, due mesi, dove avrò delle previsioni, degli stanziamenti e degli impegni maggiori, potrò vedere se nel bilancio ci sono state minori spese e quindi nel momento in cui ci sono minori spese c'è una maggiore possibilità di coprire questa tipologia di agevolazione. Quindi siccome siamo d'accordo nel dare un sostegno al tessuto economico, sociale e locale, lo facciamo con tranquillità e lo facciamo con una copertura, ma oggi non siamo nelle condizioni di decidere, quindi ecco perché io ponevo il rinvio, lo ponevo per questa motivazione tecnica. Grazie. Grazie consigliere Gigante. Prego consigliere Ratti, così arriviamo al punto di capire come procedere. Adesso è stato un attimino più chiaro il consigliere Gigante, perché adesso ha posto l'attenzione su un problema tecnico della mozione, perché non è indicato, prima il discorso era stato diciamo diverso. È chiaro che l'interesse nostro, come di tutti, è che se si riesce a portare pure un piccolo aiuto ai cittadini, che poi siano commercianti o siano altre attività, ben venga. Quindi il rinvio ok, va bene però purché io personalmente con gli altri consiglieri verremo insieme a lei consigliere Gigante nell'ufficio del ragioniere Perugino e cercheremo di vedere se delle risorse intanto nostre personali si riescono a ritrovare e poi ben vengano quelle statali se ci saranno. Grazie consigliere Latti, quindi possiamo procedere con il rinvio del punto mettendo la votazione, quindi favorevole per il rinvio del punto, aspettiamo un attimo il sindaco, favorevole per il rinvio del punto, unanimità, ok, no, tranne il consigliere D'Amelio, che si astiene, vota contrario oppure si astiene, il punto viene rinviato. Adesso dobbiamo passare al punto 6, qui con me, affianco a me, ho l'ingegnere Celino, responsabile dell'ufficio lavori pubblici e urbanistica, e aggiungiamo più che altro, e di cui affronteremo il progetto definitivo AQP. Ho voluto la presenza dell'ingegnere perché è un punto, insomma, per chi non è di competenza del settore, è articolato ed è giusto che ci dia tutte le decisioni in merito e ponga insomma ai consiglieri quella giusta consapevolezza insomma di sapere di cosa stiamo parlando. Prego ingegnere Celino. Grazie dell'invito, questo è il mio primo incontro in questo consiglio comunale, piacere di conoscervi, spero di poter essere chiara. Cercherò di seguire la relazione che io ho allegato alla delibera, perché ho cercato di fare una relazione piuttosto, come dire, sì, articolata, ma abbastanza semplice, lasciando da parte un po' i tecnicismi. Se poi servono, quindi io la ripercorrerò, diciamo, e la illustrerò, poi se servono dei chiarimenti mi fate delle domande, se avete delle perplessità oppure delle curiosità mi fate le domande, quindi io cercherò di seguire più o meno la mia relazione, se va bene. Allora, il fine della proposta di deliberazione che voi siete chiamati, diciamo, ad approvare, cioè a valutare prima e ad approvare se lo ritenete,
Bene, noi abbiamo, dobbiamo, cioè voi siete chiamati a apporre il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di un'opera proposta da QP. Una proposta, un progetto definitivo che ha come titolo Ripristino delle opere di adduzione di acque grezze dal tratto dell'acquedotto del Sinni, diametro 3.000, significa 3 metri di diametro, in agro di Ginosa, danneggiatosi a causa dell'alluvione del 7 ottobre 2013. Diciamo che la denominazione, il titolo del progetto lascia già intendere quello che è. Questo progetto parte subito dopo il danno provocato dall'alluvione del 2013 perché il tratto di condotta di acqua grezza, ripeto, che parte dalla vasca di acque grezze del Sinni e arriva fino al trasformatore e all'impianto di potabilizzazione che sta alla terza, che è un tratto di circa 7-8 chilometri, è stato proprio danneggiato nel punto in cui attraversa il Gravinella. Originariamente questo tratto era fatto, cioè è realizzato, poi è stato danneggiato, con un cunicolo semi scoperto, loro lo chiamano semi interrato, e è stato danneggiato e per questo loro, la proposta che fanno è completamente differente. Non solo loro provvedono alla demolizione del tratto danneggiato di circa 600 metri circa, ma hanno fatto una proposta, invece che rifarlo a terra, che attraverso il Gravinella, fanno un ponte, quindi fanno un tratto di canale a ponte, sospeso. E il diametro è abbastanza consistente perché sono 3 metri di diametro, e quindi questo comporta anche la realizzazione di altre opere. Pensate ai piloni di sostegno, le scale per la manutenzione, le cabine. Cioè è un'opera abbastanza complessa, ma che è stata valutata anche dall'autorità di bacino e dagli altri enti che si sono espressi come la soluzione ottimale a scongiurare in occasione di altre alluvioni il danneggiamento della condotta. Tenendo presente che questa condotta, come mi ha detto la CUP che mi ha sollecitato a portarla il più presto possibile in consiglio comunale, è una condotta che approvvigiona tutti gli abitati che stanno qui attorno. Quindi è una condotta di un particolare rilievo, ma della quale insomma, l'importanza lo sapete più voi sicuramente di me. Allora, questo è l'obiettivo. Volevo parlarvi, prima di illustrarvi che cosa siete chiamati a valutare, volevo illustrarvi un pochino il procedimento, come si è arrivati a questo punto. Allora, questo progetto definitivo, ripeto, che è stato realizzato dall'acquedotto pugliese, ha avuto l'approvazione, leggo, con delibera del 8/2/2019, cioè questo progetto definitivo è stato approvato dall'autorità idrica pugliese che provvede al finanziamento delle opere di AQP proprio con questa delibera del 35, e in quella delibera sono stati fatti una serie di sono stati posti varie disposizioni. La prima cosa, come vi ho detto, è stato approvato il progetto definitivo. È stato dichiarato la sua utilità pubblica, cosa fondamentale poi per la valutazione che dovete fare voi stasera, e poi è stata disposta la notifica al Comune di Ginosa, leggo il pezzo importante, a un certo punto nella parte dispositiva si legge di disporre la notifica al Comune di Ginosa, territorialmente competente, per i conseguenziali provvedimenti di competenza, ex articolo 8.12.3 della legge regionale 3/2005, che disciplina nella nostra regione gli espropri, così come modificato dalla legge regionale 3/2007 e dalla legge regionale 19/2013.
Qualche altra informazione sul progetto. Il progetto è stato inserito nel programma degli interventi del periodo 2018-2024 e ha già la copertura finanziaria con un quadro economico di 4.750.000 euro. Gli elaborati sono 95, non potevo inserirli tutti in delibera, ma li ho pubblicati sul sito, come giusto che sia, perché questa variante poi dovrà essere oggetto del procedimento di partecipazione da parte della cittadinanza. Quindi li trovate pubblicati tutti e 95 insieme alla delibera di approvazione di IP ed eventualmente, se oggi adottate la variante con l'apposizione del vincolo, metterò anche questa delibera. E partirà il procedimento per la partecipazione prevista dalla normativa nazionale e regionale. Qualche informazione ancora sul procedimento. L'area è vincolata, l'area su cui verrà realizzato questo intervento è vincolata, come vi potete immaginare, per la presenza del torrente Gravinella, ma anche per tutti gli altri vincoli che ci sono. Pertanto la provincia di Taranto ha provveduto ad acquisire tutti i pareri nelle sedi di due conferenze di servizio. La prima era orientata a valutare se il procedimento era o meno da soggettare a VIA, vale a dire a valutazioni di impatto ambientale. Questa prima conferenza si è conclusa con l'esclusione dell'intervento dalla valutazione di impatto ambientale. Quindi tutti gli enti che hanno partecipato si sono espressi dicendo che non c'è bisogno di procedere con una sua valutazione di impatto ambientale. Essendo passato un po' di tempo e dovendo acquisire altri pareri, l'AIP ha indetto un'altra conferenza di servizi, anche attraverso questa si sono acquisiti poi tutti i pareri mancanti. Ne cito solo alcuni perché si sono espressi tantissimi enti, comunque forse i più importanti da citare è che si è espressa l'autorità di bacino dell'Appennino meridionale, si è espressa l'autorità di bacino della Puglia, si è espressa anche la nostra commissione locale del paesaggio, si è espressa anche la sovrintendenza. Tutti questi pareri io in qualche modo ho fatto in modo di renderli visibili, perché vi ho allegato determina di conclusione delle due conferenze. Quindi se avete voglia potete vedere gli enti che si sono espressi in queste due sedi. Altro procedimento che la provincia di Taranto ha avviato è il procedimento degli espropri. Il procedimento degli espropri, come voi sapete, inizia con la comunicazione ai proprietari interessati dall'esproprio. Loro l'hanno già fatto, perché non siamo noi l'autorità espropriante, ma è AQP insieme a IP. Quindi l'AQP ha già fatto le comunicazioni ai proprietari, è stata già identificata l'indennità provvisoria per gli espropri e al momento non si sono registrati dei contenziosi o altro. E questo per quanto riguarda il procedimento. Poi magari se volete sapere qualche cosa di specifico me lo chiedete. Ora che adesso tocca a noi e quindi tocca a voi, perché come era stato richiesto anche nel 2019, perché noi abbiamo avuto già vari solleciti per adempiere, come è stato già detto, per poter chiudere con il decreto di esproprio e quindi il decreto definitivo di esproprio e poi procedere quindi alla realizzazione dell'opera, quindi alla progettazione esecutiva, alla gara e alla realizzazione dell'opera, curiosità, 365 giorni
viene in mente questa cosa per la realizzazione dell'opera. Comunque, per arrivare al decreto di esproprio e andare avanti, c'è bisogno che il Consiglio Comunale, autorità competente in materia, possa apporre il vincolo preordinato agli esproprio. E torniamo all'obiettivo, diciamo, di questa proposta di delibera. Cosa dice la normativa? La normativa dice... Li fa il comune o la provincia? Allora, l'autorità espropriante e gli espropri li fa la provincia. La normativa dice che quando l'autorità espropriante non è l'autorità, non coincide con l'autorità che di competenza territoriale, ad esempio l'autorità espropriante AQP e noi siamo il comune di Ginosa e diciamo è un ente a parte, l'autorità espropriante invia il progetto definitivo in questo caso al Consiglio Comunale, che deve procedere con la variante urbanistica semplificata per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Quindi in questo caso sono loro che procederanno, hanno già avviato tutto, sì. Ma senza il Consiglio Comunale loro non possono procedere. Quindi in questo caso voi vi esprimete perché c'è da porre il vincolo preordinato all'esproprio. Faccio una piccola precisazione a questo punto, se me lo permettete. Quali sono le condizioni per apporre, ecco perché non lo può fare la provincia, quali sono le condizioni per apporre il vincolo preordinato all'esproprio? 3, dice la normativa. Definizione dell'indennità, anche se provvisoria, di esproprio. 2, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. 3, previsione dell'opera pubblica di cui si va a approvare il progetto all'interno dello strumento urbanistico. Se non ci sono queste 3 condizioni, l'esproprio non si può concludere. Allora, come vi ho detto, tante cose, magari lo ripeto, l'indennità provvisoria per l'esproprio è stata già decisa dall'autorità espropriante ed è stata già, sembrerebbe, dalle carte, io lo scrivo nella delibera, dalla documentazione che AQP e AIP ci hanno inviato, sembrerebbe che gli esproprianti, non so se si dice così, non abbiano opposto nessun contrasto, insomma. Seconda condizione, dichiarazione di pubblica utilità. Anche questa è stata dichiarata dall'autorità idrica pugliese nella delibera di approvazione del progetto. Quindi manca la terza condizione, che è quella proprio che l'opera deve essere prevista all'interno dello strumento urbanistico. Allora, diciamo che quest'opera pubblica è compatibile con la zona E, perché l'area in cui si sta realizzando l'opera è zona E. Quindi diciamo che l'opera è compatibile, ma non era prevista, perché se fosse stata prevista non ci sarebbe stato bisogno di esproprio. O quantomeno, forse è più facile pensarlo se noi dobbiamo realizzare una scuola, ma lo dico per chi, magari ci sono qui tecnici, quindi scusatemi se mi permetto, lo dico per quelli magari che... per i quali il procedimento anche per me è complicato, per tutti i tecnici è complicato, quindi mi immagino che se uno sente per la prima volta gli espropri, comunque supponiamo che ci sia una scuola e che sia prevista già dallo strumento urbanistico, cioè si debba realizzare una scuola e lo strumento urbanistico già lo preveda. Se passano i 5 anni, il vincolo preordinato all'esproprio si deve reiterare. Quindi deve di nuovo passare in consiglio, perché bisogna reiterare e dire noi quella scuola la vogliamo fare di nuovo. Ci serve. In questo caso però quest'opera pubblica, i piloni e tutte le aree che stanno attorno al canale non era prevista dal PRG. In ogni caso si tratterebbe sempre di variante urbanistica, solo che in questo caso diciamo che noi la prevediamo. Io nella mia relazione dice che naturalmente è compatibile con la zona E, del resto non c'è impatto ambientale, non c'è niente ed è un'opera di pubblica utilità, non possiamo dire che è compatibile con la zona E, almeno questo come tecnico comunale lo dico a voi che dovrei essere, diciamo, il vostro supporto, no, nelle decisioni. E fatto sta comunque che bisogna apporre il vincolo preordinato all'esproprio. Quindi oggi
volevo dirvi che in base alla normativa vigente, poi magari mi fate delle domande più ad hoc, io nella relazione ho indicato, ho reso un pochino più narrativo, più narrativa la parte dispositiva della delibera. Se non ci sono indicazioni contrarie, io più che leggere il dispositivo, che poi lascio alla vostra lettura oppure lo possiamo commentare dopo insieme, vorrei proprio raccontarvi in in maniera più discorsiva la parte dispositiva, ciò che voi siete invitati a valutare stasera. Va bene? Allora, sull'area oggetto di intervento è necessario apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del BDPR 327/2001 e così come previsto all'articolo 10 del medesimo decreto e dall'articolo 8,2 anche dalla nostra legge regionale 3/2005. Quindi dobbiamo porlo, è un obbligo di legge, altrimenti l'opera non può essere realizzata. Il vincolo preordinario, secondo punto, il vincolo preordinato all'esproprio risulterà correttamente apposto ai sensi dell'articolo 9 del DPR 327 a seguito dell'intervenuta efficacia dell'atto di approvazione della variante urbanistica. Oggi voi non approvate la variante urbanistica, ma voi soltanto la adottate, perché deve partire il procedimento di partecipazione, che è un obbligo di legge. Difatti, ai sensi dell'articolo 19,2,4 del DPR 327/2001, l'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica, quella di AQP, adesso non vi rileggo il nome, costituisce, dice la normativa, adozione della variante urbanistica. L'atto di approvazione completo di tutti gli atti progettuali, l'atto di, qui c'è un mio refuso, di adozione completo di tutti gli atti progettuali dovrà essere depositato presso la segreteria comunale per 15 giorni consecutivi per un'eventuale visione ed osservazione da chiunque ne abbia interesse, anche ai sensi dell'articolo 9 della legge 241. Questo dice la normativa, perché le persone interessate potrebbero non essere, secondo la normativa, solo i proprietari, che sono già stati avvisati, ma potrebbero essere anche la gente che ha i terreni lì vicino, che non sto banalizzando, non vorrebbero vedere il tubo o altro. Comunque, questi sono riferimenti normativi che io ho citato nella proposta di delibera che io ho fatto all'assessore e che quindi lui propone a voi. Ai sensi di un altro articolo, dell'articolo 12 della legge regionale, sempre quella sugli espropri, il suddetto provvedimento di adozione e la successiva delibera con la quale il Consiglio si pronuncia definitivamente, tenuto conto delle eventuali osservazioni nel frattempo presentate, determinano variante allo strumento di pianificazione generale senza la necessità di controllo generale, così come disposto anche dalla nostra legge regionale, il famoso articolo 16, quella che comunemente viene chiamata una variante semplificata. Quindi noi stiamo facendo una variante semplificata che si può fare solo in caso in cui c'è un'opera di pubblica utilità che deve essere realizzata. Pertanto non c'è bisogno del controllo regionale e i tempi di deposito si riducono a 15 piuttosto che mettere i soliti 30. E qui finisce, diciamo, quello che ci chiede la provincia. Però questo atto che voi farete, e questo l'ho inserito anche nella proposta, questo atto che voi farete è una variazione a un programma e o a un piano, no? Che secondo la normativa deve essere assoggettato agli obblighi della VAS, ossia della valutazione ambientale strategica. Ogni volta che cambiamo il nostro piano, noi dobbiamo accertarci se abbiamo assolto agli obblighi della valutazione ambientale strategica. Io dichiaro nella mia relazione e anche con il mio parere che questo progetto, per le motivazioni che troverete, perché nella legge 44/2012 fa un caso specifico, è escluso dalla valutazione ambientale strategica. Ma
per chiudere con gli obblighi che noi abbiamo nei confronti della VAS, noi alla dobbiamo inserire in un elenco regionale il progetto e un atto di formalizzazione, che è il primo atto utile comunale che viene disposto, che avente come oggetto il progetto. Quindi in questo momento, per semplificare, facciamo l'adozione, vi ho proposto l'adozione della variante che vale come atto di formalizzazione. Nella mia proposta ho inserito tutti, io ho finito, ho inserito diciamo tutto ciò che allora questo è in maniera più discorsiva, più tecnica lo trovate nel testo della delibera. Io volevo capire una cosa, perché ho letto la relazione dell'autorità idrica. Sì. Loro mi parlano nella relazione di un tratto di 230 metri danneggiato. Sì. Perché voi mi dite 650 metri l'intervento? Allora, io naturalmente ci sono tutti gli elaborati e io in parte li ho messi, non è che cambia quello che ho potuto dire. No, qua. Ma questa cosa è sostanziale, allora, però, perché io voglio capire se, cioè, se l'acquedotto sta intervenendo perché deve ripristinare un danno dovuto all'alluvione, o se acquedotto deve intervenire per fare un'opera ex novo. Cioè, allora, è un po'... Allora, il progetto è abbastanza complesso, sono 95 diciamo elaborati che io ho aperto tutti, ho visionato tutti, ma naturalmente non sono un ingegnere idraulico e sono un tecnico comunale che legge i progetti di ingegneria diciamo idraulica diciamo da tecnico comunale, quindi posso dare alcune spiegazioni perché ho guardato tutti e 95 gli elaborati, che ha avuto il parere, ripeto, di tutti gli enti. La loro idea è stata quella non di rifare il canale che proprio stava sul Gravinella, che aveva un tratto danneggiato. Loro stanno ricostituendo il tratto aereo. Per la formazione del tratto aereo ci sono poi anche le pendenze, perché il tratto aereo non è che lo fanno dal SINI, prima cosa. E ci sono tutti gli agganci. Ci sono tutte le aree complementari da realizzare, perché creare un tratto aereo di una certa altezza, adesso mi sono dimenticato, comunque abbastanza alto, prevede anche la realizzazione delle scale, quindi ci devono essere tutti i passaggi, eccetera. E poi si deve passare da un canale semi-interrato a un canale aereo, cioè non so se mi spiego. L'ultima cosa, mi do questa spiegazione perché io ho solo guardato la relazione idraulica, loro hanno fatto uno studio di quello che potrebbe capitare con una nuova alluvione. Cioè il tratto danneggiato è piccolo, se fosse stato soltanto quello di sostituirlo, dovevano sostituire solo il tratto danneggiato. Loro si sono posti il problema di risolvere il problema, cioè di far fronte a future alluvioni. Difatti, se voi andate a guardare lo studio idraulico, vedete che loro sono partiti da un'area ipotetica che potrebbe essere soggetta ad alluvioni. E quindi si tratta di mettere in sicurezza il territorio, cioè di non solo il territorio, di mettere in sicurezza questa infrastruttura che ha un costo notevole. Cioè, al di là del fatto che non deve creare danni, cioè, questa struttura deve pure rimanere in piedi. Diciamo che come tecnico comunale che vi sta proponendo, no, e che devo dare il mio parere, qui si sono espressi tutte, diciamo, le alte autorità, io non sono nessuno confronte, diciamo, alle autorità che si sono espresse e che hanno valutato non solo dal punto di vista proprio idraulico, l'hanno valutato dal punto di vista ambientale. Io mi immagino che attraversare il Gravinella, se non fosse stato di un'opera così necessaria, così utile per mantenere la sicurezza, io non credo che il paesaggio, la Regione Puglia o gli altri enti che si sono espressi e dire che non c'è bisogno di valutazione, che non è un'opera che ha un impatto ambientale sul territorio, probabilmente non l'avrebbero fatto. Scusatemi, più di questo io non vi so dire, perché io ho guardato, mi sono studiato il progetto solo, ma non ho partecipato alla sua progettazione.
Volevo anche dirvi che questi 15 giorni che noi sottoponiamo questo progetto alle osservazioni è aperto alle osservazioni di chiunque. Voglio dire, ipoteticamente potrebbe essere aperto anche alle mie osservazioni o agli stessi consiglieri comunali che vi partecipano, gruppi, non lo so, consigliari adesso, non so. Si tratta comunque di un fatto che, voglio dire, è dovuto. E a mio avviso, come tecnico comunale, non posso che sottoporvelo e dirvelo che è un'opera che va fatta. Poi lascio a voi. Non so, consigliere, se le ho risposto. Io era solo questa, diciamo, questa cosa che non combaciava i metri della linea del metri dell'opera. Sì, senta, una cosa che può fare, nella relazione che io ho allegato ho tirato fuori quelle che sono le immagini più importanti, le altre sono veramente molto tecniche. Se lei guarda, si accorge che l'opera è abbastanza, cioè prende un tratto proprio per portare il tubo in alto, stiamo parlando di 3 metri di diametro, che deve superare il Gravinella e in caso, diciamo, di piena, e deve rimanere intatto. Io questa è la spiegazione che posso darle. Per tutte le app, professore. Grazie, ingegner Celino. Se ci sono delle osservazioni, delle in merito, delle richieste. Giusto per capire, il tratto in questione me lo riesce tranquillamente a inquadrare ai consiglieri quale sarebbe? Forse voi lo sapete meglio. Il Gravinella sono a circa... Dovrebbe essere attaccato, non so, il Gravinella, il territorio di La Terza, dovrebbe essere a 4-5 chilometri dal territorio di La Terza. Adesso non so come spiegarvelo. Posso darvi foglie e particelle? Puoi darlo tu? La zona di intervento è la zona che, prendendo contrada Bandiera, quindi andando verso Ginosa Marina, sulla sinistra avete l'area industriale, sulla parte destra invece c'è l'area di intervento. E io... Sì, sì, sì. E praticamente è quel canale che si incrocia alla Grionica. Sì, quindi praticamente il congiungimento sì, tra le vasche. Io qui ho la zona di intervento sul... Quello prende tutto. Quello prende tutto. Quello prende tutto. Va bene, io... Sarebbe alle spalle della zona industriale, quindi un po' più sotto. Sì. Sì. Ok, se non ci sono interventi possiamo procedere con la dichiarazione di voto? Prego, consigliere Calabrese. Allora, io in questo intervento voglio fare una piccola osservazione da tecnico. Il mio voto alla fine sarà un voto favorevole, perché credo che diciamo, al cuore facciamo diciamo, prevalere l'ingegneria, facciamo prevalere quello che dicono i tecnici, e quindi è così, perché anche dalla relazione della collega ingegnere Celino si capisce che il progetto ha una bontà e anche, diciamo, riconosciuto dai pareri acquisiti. Naturalmente, se poi uno vuole ritornare al cuore, è indubbio che un'opera del genere, al di là di ciò che dice il paesaggio, di ciò che dice tutti gli enti, perché questi enti, quando vogliono loro,
non ti fanno mettere neanche una lampadina, quando invece loro vogliono ti fanno fare le opere in cemento armato. Quindi io a questo non credo e spesso mi scontro con gli enti. E l'unica cosa che mi lascia una minima perplessità in merito a questo a livello ingegneristico, e mi prenderò un po' di fastidio nel vedere gli elaborati, sono quelli legati alla parte delle strutture in cemento armato che devono andare a sorreggere queste strutture volanti in acciaio, in ghisa, non so come saranno fatti. Perché quello che voglio dire io, quando si dice che l'opera poi è sicura nel caso dell'alluvione, cioè se c'è un'alluvione anche le opere in cemento armato vengono meno, e quindi l'opera volante poi non so come si mantenga. Quindi diciamo che forse è stata fatta un dimensionamento cautelativo, quindi diciamo sicuramente ci sarà stato uno studio dell'opera, e credo che diciamo i progetti sono progetti che non vengono fatti così giusto per farli. È un'opera che serve, perché è stata considerata un'opera che serve per il territorio, per i territori, quindi diciamo oggi abbiamo una responsabilità politica che è quella anche di guardare avanti, e a malincuore, anche se dobbiamo sacrificare qualcosa per via del nostro paesaggio, siamo costretti a votare. Questo, purtroppo il progresso, lo sviluppo deve essere sempre un giusto compromesso tra fare le opere e conservare il territorio. Quindi, perché se poi entriamo in quella circolo diciamo che ha portato a dire sempre no alle cose, e i territori sono rimasti che non hanno avuto sviluppo, e in questo caso si tratta di un'opera di primaria importanza, cioè l'acqua, quindi diciamo l'adduzione idrica, quindi non è impensabile una cosa del genere. Ancora di più se le valutazioni sono state fatte in una logica anche di quello che può essere un effetto di calamità naturale, come già c'è stata nel nostro territorio, e quindi diciamo è una cosa di protezione, ed è un'opera che serve anche per dare la sicurezza alle reti idriche. Quindi il voto è confermato per, diciamo, a favore da parte del gruppo Fratelli d'Italia, Lega e Forza Ginosa. Grazie consigliere Calabrese, prego consigliera Carlucci. Grazie presidente. Allora, il progetto presentato dalla QP riguarda sicuramente un'opera di importanza strategica, che comunque è quella appunto del ripristino dell'acquedotto del Sini nella tratta proprio da parte della, diciamo, la vasca che parte da Ginosa fino all'agro in La Terza, quindi Nero La Gaudella. Quindi si tratta di un impianto di potabilizzazione sicuramente fra i più grandi nel meridione, e l'acqua che viene potabilizzata, quindi quella presente all'interno, assicura acqua potabile in gran parte poi della Puglia. Quindi ci viene poi presentato questo progetto dopo un blocco che ha comunque assicurato l'acqua a detto impianto tramite i canali a cielo aperto. E quindi questi canali, diciamo, poi l'acqua attraversava le zone di Contrada Bandiera, la 580, via Cavese, dove ricordiamo c'è stato anche una vittima di un nostro concittadino, quindi amico, purtroppo. E quindi, considerata l'importanza, ripeto, quindi strategica del progetto, il gruppo CON non può che votare favorevolmente. Grazie consigliere Carlucci, prego consigliere Colamito. Anche il gruppo PD e Due Torri voterà favorevolmente
per un atto di formalizzazione della variante urbanistica che è necessaria a realizzare il progetto di ripristino di quelle opere di adduzione delle acque che già da tempo attendevano di essere sistemate, diciamo già da quel triste ottobre del 2013, quando quell'evento meteorologico eccezionale ha causato la perdita di vite umane e danni considerevoli. C'è stato un mio collega che ha perso la vita lì. Grazie, consigliere Colamito. Consigliere Ratti. Allora, il voto dei nostri gruppi consigliari di Forza Italia, Patrizia Ratti Sindaco, Azzurro Marinese, Liberi e Coerenti, sarà favorevole rispetto a questa proposta per una serie, diciamo, di ragioni. Intanto ci affidiamo veramente alla bontà e alla spiegazione esaustiva, appunto, della dottoressa ingegner Celino, perché chiaramente questa è una proposta deliberativa molto, molto tecnica e quindi non saremmo da soli in grado di valutare la bontà, appunto, della delibera che ci viene sottoposta. Per cui noi diamo piena fiducia, diciamo, alla spiegazione che ci è stata oggi rappresentata. Ovviamente prendiamo consapevolezza che trattasi di un'opera di utilità pubblica indispensabile, che è un'opera dovuta, come ha detto lo stesso ingegner Celino, sebbene abbiamo una forte perplessità rispetto al passaggio, quindi, di questa opera pubblica nel Parco delle Gravine. È inutile, diciamo, nascondere come un'opera, diciamo, così impegnativa e anche visibile, di grandezza, diciamo, particolarmente evidente, possa comunque insistere poi nel Parco delle Gravine con tutti i vincoli che sappiamo, no, porre da parte, diciamo, del paesaggio, sul paesaggio. Però per quest'opera evidentemente, insomma, le autorizzazioni sono state acquisite e quindi, ripeto, non possiamo entrare nel tecnico, appunto, del contenuto della delibera, e quindi ci rimettiamo veramente alla bontà della presentazione fatta dall'ingegner Celino. Quindi per queste ragioni il nostro voto sarà favorevole. Consigliere D'Amelio. Grazie Presidente, e sempre con coerenza ed essendo in linea con le nostre idee, quella che sia un parco, che sia una nuova condotta, qualsiasi progetto che ha un impatto pubblico, tantomeno quelli di AQP e qualsiasi tipo di variante ci sia da fare, il Movimento 5 Stelle vota favorevole. Grazie. Grazie consigliere D'Amelio, prego consigliere Cicante. Anche i consiglieri della lista per bene voteranno in maniera favorevole, lo faranno perché comunque la relazione è stata molto completa da parte dell'ingegner Celino, quindi ci ha chiarito fondamentalmente tutti i dubbi e ci ha dato anche una certezza, un'assicurazione di un controllo preciso sull'opera, quindi è stato fatto un controllo da parte di una persona che ha le capacità tecniche e professionali per poter valutare meglio di noi questa opera, che siamo dei semplici, diciamo, cittadini. La questione è mettere sulla bilancia un'opera pubblica, quindi l'utilità pubblica di un qualcosa rispetto a quello che potrebbe determinare nel paesaggio, però riteniamo che il vantaggio pubblico sia, diciamo, maggiore e preminente rispetto a quello che può essere l'impatto sull'ambientale. Quindi ritengo che, siccome è una situazione particolare che ormai è stata danneggiata dal 2013, quindi sono passati quasi 10 anni, e visto che comunque la QP ci chiede di intervenire e di procedere con sollecitudine alla predisposizione degli atti relativi, è opportuno che velocizziamo il processo, quindi l'utilità pubblica deve venire prima di qualsiasi altra considerazione che ho sentito prima da parte dei colleghi consiglieri, forse anche più preparati di me in questo settore, quindi condivido anche le loro situazioni, ma ripeto, siamo favorevoli anche perché abbiamo una guida, diciamo, un'attenzione da parte dell'ufficio che ci rassicura. Grazie. Grazie consigliere Gigante, possiamo procedere. Prego, ingegnere, voleva fare il suo intervento. Io vi ringrazio degli apprezzamenti che avete fatto, l'unica cosa che volevo dire è
che come tecnico e che a supporto delle vostre decisioni posso dire che giustamente ci saremmo aspettati qualche cosa, potevamo pure aspettarci qualche cosa di diverso, però non siamo nelle condizioni di dire se c'è un'alternativa. Secondo AQP non ci sono alternative e questo è stato ritenuto in debito conto nelle conferenze di servizio. Cioè si tratta di una di quelle opere che sono estremamente necessarie per la pubblica sicurezza e quindi non solo diciamo telefonicamente sono stata sollecitata a prendermi le mie responsabilità, perché sappiate che io ho avuto, noi l'abbiamo avuto già l'anno scorso la richiesta per fare questa questa approvazione. Il sollecito mi è arrivato a febbraio e come sapete ho un po' di difficoltà anche sono da poco arrivata, quindi un po' di difficoltà a conoscere i vari aspetti, però dobbiamo renderci conto che non è che avremmo preferito che fosse diverso e magari più attenzione al territorio, sicuramente sì, però è un'opera che dobbiamo sono convinta sia estremamente necessaria per assicurare a tutti l'acqua, non solo a Ginosa ma a tutto il circondario. In caso contrario saremo responsabili di non aver provveduto in tempo. E un progetto definitivo avrà ancora la parte esecutiva. Se arrivano delle osservazioni che sono molto tecniche, dovrebbero essere, non sono in grado neanche io di aggiungerne altre, magari potreste valutarlo nel prossimo consiglio che vi sottoporrò. Grazie ingegnere Cerino. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Il punto si ritiene approvato e buona serata a tutti. Al prossimo consiglio presso Marina di Ginosa.